Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone su TV6, la domenica di fatto sportiva perché oggi ci sarà pallone, ma non solo, avremo anche tanto ciclismo. Questo pomeriggio abbiamo seguito con i collegamenti in diretta da Piazza Duca degli Abruzzi anche il trofeo Matteotti, apriremo una finestra nel corso della puntata di questa sera proprio sulla classica abruzzese. Ha vinto Davide Ballerini dell'Androni Giocattoli Sidermec con un direttore sportivo abruzzese, pinetese come Alessandro Spezialetti, secondo Giovanni Visconti della Nazionale Italiana, terzo Marco Tizza della Nippo Vini Fantini Europovini, ma avremo modo di parlarne con dovizia di particolari strada facendo. Oggi è stata una giornata importante, la seconda di campionato per la Serie D Girone F, si sta giocando in questo momento in Serie C la gara del Teramo contro la San Metese, è finito il primo tempo, è finito 0-0, tra poco andiamo dalla nostra Lagna Cantagalli per fare un riassunto di quanto è accaduto nei primi 45 minuti e ovviamente seguiremo insieme il secondo tempo proprio della gara del Bonolis, che di fatto è una specie di derby. Si stanno giocando anche altre partite in Serie C, tra poco vi faremo vedere le schermate. Intanto saluto e ringrazio gli ospiti di questa sera. Il primo lo ringrazio particolarmente, direttore generale della Vastese e anche un amico, Andrea Masciangelo. Ciao Andrea. Buonasera e grazie dell'invito. Benvenuto nei nostri studi. Al suo fianco, reduce dalla bella vittoria del Pineto contro il Materico, uno dei pochi sorrisi abruzzesi di oggi, Roberta Di Sante. Ciao Roberta, ben ritrovata anche a te. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Jacopo. Grazie a Maurizio Daguin regia, grazie a Marino Simone alle camere, ma fatemi dire grazie già adesso che sono le 19.32 per chi ci segue in diretta, grazie a tutta la squadra di TV6 che anche oggi sta lavorando in maniera indefessa, una squadra veramente eccezionale che sta riuscendo a proporvi in tempi record un grandissimo prodotto. Andiamo a vedere le schermate, partiamo ovviamente dalla Serie A, si sta giocando Milan-Atalanta, poi ci sarà il posticipo tra Frosinone e Juventus. Il Milan è in vantaggio 2-1 proprio sull'Atalanta, c'era stato il vantaggio di Gonzalo Higuaín dopo due minuti, nella ripresa, d'inizio ripresa il pareggio di Gomez e adesso nuovo vantaggio del Milan con Bonaventura, dunque 2-1 tra Milan e Atalanta. Le altre partite: Sassuolo-Empoli giocata venerdì 3-1, Parma-Cagliari 2-0, Fiorentina-Spalle 3-0, Sampdoria-Inter 0-1, Torino-Napoli giocata all'ora di pranzo 1-3, la sconfitta della Roma a Bologna 2-0, Chievo-Udinese 0-2, Lazio-Genova 4-1 e come vi stiamo dicendo si sta giocando Milan-Atalanta alle 20.30, il posticipo è quello dello stirpe di Frosinone tra Frosinone e i campioni d'Italia della Juventus. Vediamo dopo 5 giornate la classifica, ovviamente non è il nostro campionato di riferimento, ma per dovere di cronaca vi facciamo vedere questa che è la classifica con Juventus e Napoli che comandano a quota 12, ma la Juventus ovviamente deve ancora scendere in campo e poi via via tutte le altre. Chiude il Chievo Verona che ha 3 punti di penalizzazione ed è ancora a meno 1. Vediamo la Serie B che ha visto ieri la vittoria di misura del Pescara in casa contro il Foggia 1-0, gol di Gravion. Questi risultati: alle 21 si gioca Padova-Cremonese che chiude il quadro della quarta giornata di campionato, oggi riposava l'Ascoli di Vincenzo Vivarini. Vi ricordo che ci sarà il turno infrasettimanale in Serie B, dunque martedì sera si torna in campo per quanto riguarda ovviamente il Pescara. Altro impegno interno per i biancoazzurri, stavolta contro il Frosinone, sempre allo stadio Adriatico Cornacchia. Vediamo la classifica che è particolarmente bella per i tifosi biancoazzurri. Pescara quota 8 insieme al Palermo, comanda 10 il Verona, seconda posizione per il Cittadella e poi c'è il Foggia che chiude la classifica e a meno 5 partiva, come vedete, da meno 8. Serie C, girone B, vediamo i risultati. Con la partita di Teramo si sta ancora giocando e siamo sullo 0-0 con Fano Ternana che è stata rinviata in attesa di una decisione che speriamo sia finalmente definitiva per i ripescaggi in Serie B e per il format di questo benedetto campionato di cadetteria che proprio non ne vuol sapere di trovare pace. Si stanno giocando Albino Leffe Pordenone 1-2, Teramo San Benedettese 0-0, Virtus Vecomp Verona Monza 0-2, anche Vispesaro Gubbio 0-1. Le altre, quelle che vedete sopra
sopra Fano Ternana sono tutti risultati definitivi, con il Südtirol che vince anche oggi, e vediamo anche la classifica. In questo momento è una delle tre squadre a punteggio pieno insieme a Monza e Pordenone. Ovviamente tra poco andremo proprio allo stadio Gaetano Bonolis, vedete una classifica ancora molto scolastica, delle squadre a 6, poi 4, 3, 2, 1 e le squadre ancora a 0 punti. Vediamo adesso in Serie D, girone F ovviamente, che è quello che ci interessa da vicino. I risultati della seconda giornata di campionato: Campobasso Francavilla 3-2, Cesena Agnonese 2-0, Giulianova Castelfidardo 1-1, Isernia San Giustese 2-3, Jesina Sant'Arcangelo 2-1, Montegiorgio Avezzano 3-2, una partita che poi ha visto anche fuori dai microfoni lo sfogo del presidente Paris, che ha parlato di squadra senza attributi e ha detto anche essere intenzionato a lasciare alla fine di questa stagione sportiva. Vedremo se poi sarà così. Pineto Matelica 2-0, San Nicolò Notaresco Recanatese 2-1, Savignanese Forlì 1-0, Vastese San Maurese 2-2. Poi vedremo ovviamente il servizio, lo commenteremo proprio con il direttore generale Andrea Masciangelo. Intanto, come vedete, Teramo San Benedettese è iniziata da 40 secondi il secondo tempo. Vediamo la classifica di questo raggruppamento. Comandano a punteggio pieno San Giustese, Notaresco, e ci fa particolarmente piacere, e Cesena a quota 6, 4 punti per Montegiorgio, Jesina e Giulianova, 3 punti Forlì, Francavilla, Matelica, Pineto, Sant'Arcangelo e Savignanese, 2 punti per la San Maurese, 1 punto per il Campobasso, che ha vinto ma partiva da meno 2 e dunque torna con un punteggio positivo, toglie il segno meno dalla sua classifica, un punto insieme a Recanatese, Vastese e Castelfidardo, 0 punti per Agnonese e Isernia. E come vedete l'Avezzano sconfitto anche oggi dopo lo stop interno con il Cesena della settimana scorsa, rimane effettivamente a meno 3 questa zavorra dopo la sentenza che ha riguardato il caso relativo all'ex allenatore Pino Tortora. Fatemi salutare, perché sta facendo davvero un lavoro in tempi record, non sembra, perché lo vedete compito in giacca e cravatta, ma è veramente sta facendo un lavoro a livello supersonico. Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti e buona serata. Allora, tra poco inizieremo a vedere le partite di Serie D. Intanto facciamo un salto al Bonolis con Ania Cantagalli, a cui do la buona serata. Buona serata Ania. 0-0, partita iniziata da 2 minuti e 5 secondi nella ripresa, ma intanto raccontaci com'è stato il primo tempo. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. 0-0 al termine del primo tempo, come hai detto bene tu. Ti dico subito che all'inizio ripresa è entrato la San Benedettese, l'ex Teramo, Carlo Ilari al posto di Signori, subito un cambio quindi per la formazione di Maggi, mentre il Teramo praticamente è quello del primo minuto, con gli ingressi attesi rispetto a Bolzano di Speranza e di Renzo in difesa e in attacco, e quello meno atteso in difesa di Fiordaliso al posto di Ventola. Un primo tempo che faceva ben sperare per la gara, perché il Teramo è partito subito forte con una occasione nitida per Caidi dagli sviluppi di un angolo, il cui colpo di testa però è stato fermato praticamente sulla linea da Bove ad allontanare il pericolo, e un minuto più tardi Ranieri ha visto il movimento senza palla di Renzo in area. È stato bravo Zaffagnini a immolarsi sul tiro dell'attaccante, a mettere in calcio d'angolo. Poi al quarto d'ora, con il Teramo sempre in mano il pallino del gioco, al quarto d'ora ci ha provato Spighi, perché comunque ci sono difficoltà a far parlare centrocampo e attacco del Teramo. Ci ha provato Spighi dalla distanza con un tiro che si è spento di pochissimo fuori. Poi praticamente più nulla a fronte Teramo, anzi i biancorossi hanno corso un grande pericolo quando praticamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dal Teramo si è innescata per un errore di Proietti una ripartenza della San Benedettese, con Russotto che è andato al tiro ma ha sprecato banalmente praticamente solo davanti a Lewandowski, ha messo il pallone fuori. Nota a margine su Proietti, perché il centrocampista ha lasciato il campo per un problema muscolare alla coscia sinistra alla mezz'ora, quindi praticamente il Teramo ha perso il doppio regista, che comunque era stata di cui si vedevano entrambi per l'appunto le presenze nel corso della prima parte della frazione. Un Ranieri che ha cominciato meglio rispetto a Bolzano, ma che con l'uscita dei Proietti sta accusando le stesse difficoltà. Comunque siamo giunti al quinto minuto, sempre 0-0 qui a Teramo, al Bonolis, tra Teramo e San Benedettese.
Ok, Ania, ovviamente resta in collegamento con noi. Nel caso ci fossero cambiamenti di punteggio, pronti subito a ridarti la linea. Io direi innanzitutto di partire con le prime immagini. Innanzitutto ti chiedo, come prima domanda, com'è stato un pomeriggio in cui la Vastese è stata in vantaggio, poi farsi riprendere. Non è mai una cosa piacevole, soprattutto in casa. Beh, più che altro il pareggio è avvenuto proprio, mancava un minuto con la fine della partita. Sicuramente non è un piacere, è stata una partita equilibrata, quindi il pareggio anche alla fine, se tiri la linea, è giusto. Dispiace solo perché è arrivato all'ultimo minuto, era quasi finito. Certo. Roberta, tutt'altro clima invece a Pineto, con cui apriremo la serata dei servizi. Bella vittoria, sì, che riscatta la sconfitta a Francavilla di una settimana fa. Sì, una squadra diversa, per fortuna, del Pineto, quella vista oggi rispetto alla falsa partenza di Francavilla, sicuramente più determinata, ben messa in campo, ci sono ancora delle cose da registrare, però sicuramente sono fatti passi importanti in avanti con una squadra come il Matelica. Insomma, il Pineto è riuscito a bloccare le fonti di gioco con un pressing molto sempre portato molto alto sui portatori di palla, pressing asfissiante, ed è riuscito anche a fare ottimi movimenti in avanti con due esterni, il giovane Massa, che mi è piaciuto tantissimo, e Villanova, che oggi sono stati sicuramente importanti e preziosi. C'è stato anche poi nell'ultimo quarto d'ora c'è stato anche l'esordio di Amadio, che ha preso il posto di Marianeschi, è entrato in partita molto bene, con personalità, sicuramente ha bisogno di giocare, insomma, qualche minuto in più, però già si vede che è comunque un giocatore che potrà risultare molto molto prezioso per il Pineto, perché è uno di quei giocatori che può prendere in mano la squadra, dettare i tempi, cosa che in questo momento al Pineto manca, perché Fortunato non è un giocatore che ha quelle caratteristiche. Perfetto, peraltro tu, Andrea, Stefano Amadio lo conosci molto molto bene, poi ne parleremo, ma intanto andiamoci a vedere Pineto Matelica 2-0, il servizio firmato per noi da Roberta Di Sante. Il Pineto è chiamato a riscattare lo scivolone di Francavilla di fronte al pubblico amico del Mariani Pavone per la prima casalinga, di fronte a un Matelica che riporta alla mente la finale playoff dello scorso anno. 4-3-3 per Amaulo, costretto a rinunciare agli acciaccati Sieno, Farias e Tomassini, spazio a Mazzei in difesa, mentre Massa e Villanova compongono il tridente con Pedalino terminale offensivo. Il nuovo arrivato, Stefano Amadio, prelevato in settimana dal Teramo, parte dalla panchina. 4-2-3-1 per Tiozzo, con Benedetti out, 6 punti sul sopracciglio destro per lui, spazio a Santeramo in difesa, dietro la prima punta Dorato, il tridente è composto da Bugaro, Margarita e Angelilli. Parte con il piglio giusto la formazione di casa, che dopo un paio di buoni spunti di Villanova, uno dei quali costa il giallo ad Arapi, sfiora il vantaggio al 19esimo, che è un Massa che riceve da Pedalino, la percussione in area, il sinistro che termina di poco oltre la traversa. Ci prova Pepe con un rasoterra dalla distanza su impresa Avella. Un minuto più tardi, problemi per il Matelica, costretto a sostituire anzitempo Angelilli per un problema muscolare con Franchi. Ma è ancora il Pineto a fare la partita. Al 26esimo Villanova fa partire un ottimo cross dalla sinistra. Avella in uscita toglie letteralmente la sfera dalla testa di Marianeschi, pronto a colpire. La reazione del Matelica sta tutta in una conclusione dalla distanza di Pignat, sulla quale si immola Pepe. Il Matelica soffre il pressing sempre alto dei giocatori del Pineto, che bloccano le fonti di gioco matelicesi, e al 32esimo si fanno ancora una volta pericolosi. Fortunato, ottimamente assistito da Villanova da una parte e Massa dall'altra, calcia però in maniera imprecisa, con la sfera che termina al lato. 3 minuti più tardi è invece il mediano ad aprire per l'esterno, ma Massa ci arriva con la punta del piede e Avella può bloccare. Il Pineto chiude la prima frazione avanti con un diagonale di Della Quercia, sul quale la difesa si salva in corner. I biancazzurri locali raccolgono ciò che di buono hanno seminato nel corso della prima frazione in avvio di ripresa, al quinto con una bella azione corale che porta al vantaggio di Villanova. Traversone di Marianeschi e colpo di testa ribattuto di Pedalino, la sfera giunge a Massa sul primo palo, che imbecca alla perfezione Villanova per il meritato vantaggio locale.
Rivoluziona la squadra Chiozzo operando tre cambi in 10 minuti, ma la musica non cambia ed è il Pineto al 18° a sfiorare il raddoppio su azione d'angolo. Avella prolunga come può la traiettoria insidiosa pennellata da Marianeschi con Pedalino che sbilanciato spedisce fuori bersaglio. Break del Matelica al 24° con il colpo di testa di Cuccato che termina alto, ma è troppo poco per una squadra ambiziosa, fotocopia sbiadita di quella che ha battuto la Vastese 7 giorni fa, così come un altro sembra il Pineto che al 28° confeziona il raddoppio grazie allo stacco imperioso di Capitan Pomante a mettere dentro il corner di un buon Marianeschi che al 31° lascia il posto al neo arrivato Amadio. Il classe 89 all'esordio in biancazzurro entra in campo con personalità, posizione centrale per lui con Fortunato che va a fare la mezzala. Nel finale, anche in vista del turno infrasettimanale a Forlì, spazio per l'esordio di due giovanissimi classe 2000, Porrini e Camplone, e proprio quest'ultimo dà il là all'acuto finale del match, imbeccando al 43° Mancini che sfiora la terza rete. Festa biancazzurra per il Pineto che riscatta la partenza falsa con una buona prestazione e i primi 3 punti della stagione. Un passo indietro per il Matelica, chiamato a riscattarsi già da mercoledì, quando il Pineto invece sarà di scena a Forlì. Mister Amaulo, si era chiesta una reazione di orgoglio ai ragazzi dopo lo scivolone di domenica scorsa, questa reazione è arrivata con una prestazione importante, come avevi detto bene tu alla vigilia, contro un avversario importante, era l'unico modo per vincere, il Pineto ci è riuscito. Sì, contro una squadra di spessore come me, il Matelica, dovevamo fare una prestazione importante. Avevamo preparato la partita in un certo modo e poi siamo stati bravi a interpretarla come l'avevamo preparata, quindi siamo stati alti, aggressivi e poi abbiamo giocato bene la palla, abbiamo avuto un buon fraseggio e già la prima frazione ci eravamo avvicinati in 2-3 circostanze con Massa alla marcatura e quindi abbiamo tenuto secondo me benissimo il campo e abbiamo concesso poco, quindi è una squadra contro come il Matelica concedere poco, quindi frutto di una prestazione collettiva, quindi un plauso ai ragazzi. C'è stato anche l'esordio di Amadio che non è stato l'unico, è entrato con personalità, può essere un giocatore sicuramente molto importante per questo Pineto. Ma sicuramente un giocatore di spessore importante a cui manca un po' di ritmo partita, adesso cercheremo di inserirlo pian piano e già oggi si è mosso bene quando è entrato in campo, è un giocatore di sicuro affidamento e noi abbiamo bisogno in quella zona del campo un giocatore che dia un po' di equilibrio e prendi in mano le redini della squadra, così possiamo muoverci con qualche giocatore in altre zone del campo in un altro modo. Quindi bene Amadio, bene tutti gli altri e adesso chiudiamo il discorso Matelica e da domani iniziamo a preparare il Forlì dove ci aspetta un'altra partita ancora difficile, perché incontriamo una squadra con un organico importante. Mister Chiozzo, un passo indietro rispetto a domenica scorsa, la vittoria con la Vastese, oggi una sconfitta qui a Pineto, che cosa non ha funzionato nella partita odierna? Ma probabilmente un po' d'agonismo in più, non si è riusciti a giocare, loro hanno giocato un po' meglio, ma l'avevamo anche un po' preparata per ripartire. Le ripartenze ne abbiamo fatte 2 buone il primo tempo, poi il secondo tempo secondo me bisogna aumentare un po' l'agonismo, non tanto la qualità del gioco eccetera, perché magari queste prime giornate non le si può vedere per amalgama, ma noi spesso magari abbiamo perso qualche duello individuale, okay? Ma su una palla sporca, su una palla che è rimasta lì, perciò insomma dai, quando manca quel pelo d'agonismo in più che ci abbiamo avuto domenica, può succedere di incepparsi contro un ottimo Pineto. E allora complimenti davvero al Pineto, bella vittoria, Villanova e Pomante, peraltro Marco Pomante non di testa come di solito gli capita, ma con il piede destro. Però prima di parlare del Pineto, anzi rimaniamo a parlare del Pineto, ma volevo da te Andrea un giudizio su Stefano Amadio, che tu conosci molto molto bene perché avete lavorato insieme a Teramo. Si rituffa in questa nuova avventura in Serie D, dove uno come Stefano Amadio non è un lusso, è un super lusso. Ma se non vedevo le immagini non ci credevo che era andato in Serie D, perché lo conosco bene. Stefano, oltre a essere un grande professionista, è un grande ragazzo, so
L'ho sentito l'altro giorno, gli ho detto proprio le parole di un inizio carriera, un grande in bocca al lupo per un inizio carriera, perché sì. Stefano, a volte nel calcio qualcosa non va come deve andare. E, ripeto, sono stati 2 anni intensi che ho vissuto con lui, poi è ritornato, so quando teneva alla maglia del Teramo, quindi poi le vicissitudini mi hanno portato a questo e gli ho scritto proprio questo, ho detto testa alta e un grande in bocca al lupo per inizi carriera, perché penso che sia veramente un giocatore di grande spessore, uno dei centrocampisti, io lo reputavo della Lega Pro dei più importanti, e ho avuto la fortuna appunto di conoscerlo a 360 gradi e quindi penso che sia solo di passaggio, comunque gli auguro di essere solo di passaggio. È chiaro, parlavi prima della carriera di Stefano Amadio, il turning point, lo sliding doors, il punto centrale sono stati quei 6 mesi a Latina. In Serie B, quelle sono le classiche situazioni in cui o svolti, oppure per qualsiasi tipo di situazione, un po' di sfortuna, qualche infortunio, qualche un po' perché magari ci sono altri giocatori, non riesci a sfondare definitivamente. Quello è stato probabilmente anche per te il momento in cui la carriera di Stefano Amadio, che lo ricordiamo a 29 anni, poteva prendere un'altra strada? Poteva sicuramente prendere un'altra strada, però come è tornato lui l'avevo visto che comunque aveva subito questo percorso che dici tu, però negli ultimi mesi era tornato l'Amadio che tutti conoscevamo, cioè anche l'anno scorso ci ha dato tanto, un grande giocatore, quindi poi ha dimostrato a tutti che comunque un giocatore è vero che può la strada interrompersi o cambiare all'improvviso, quindi lui dalla B è ritornato in Lega Pro, nella piazza dove comunque è andato via, però ha dimostrato a tutti che comunque era un giocatore che sicuramente è uno dei migliori della categoria e poteva ambire. Delle volte secondo me è stato sfortunato ad andare proprio in Latina dove la situazione comunque era particolare, con le virgolette, e quindi anche un ragazzo sensibile come lui alla prima esperienza sicuramente non ha avuto tutto a suo favore. Però... peraltro quella fu un'annata in cui Vincenzo Vivarini lo volle a Latina, ma in cui a centrocampo per esempio esplose uno come Bandinelli, per dirne una, certo. E quindi anche la concorrenza spesso ti è fatale. Spesso ti è fatale, e quindi lui, ripeto, però poi ha continuato a lavorare con tanta intensità e gli auguro tutte le fortune, perché è un ragazzo veramente, se lo merito, giovane come dici tu, perché poi nel ruolo che applica lui, comunque 29 anni, diciamo che sei ancora all'inizio quasi, perché se costruisci nelle squadre importanti in quel ruolo sicuramente cerchi persone di esperienza e lui lo è. Eccolo qua, mentre entra in campo al posto di Marianeschi, Stefano Amadio, gli facciamo un in bocca al lupo. Roberta, adesso invece parliamo un po' del Pineto. Abbiamo detto una prestazione molto differente rispetto a quella con il Francavilla di settimana scorsa. È chiaro che un inserimento come Stefano Amadio non è che possa cambiare totalmente una squadra che aveva già grandissimi valori, lo ripetiamo, aveva già una rosa molto competitiva, probabilmente... come tutte le squadre all'inizio della stagione doveva ancora trovare, o forse deve ancora trovare, la quadratura? Sì, secondo me anche dopo la prestazione di oggi, ripeto, c'è ancora qualcosa da registrare, sicuramente a Mauro lo farà nel corso di queste prossime partite. Ecco, il centrocampo era parecchio in difficoltà nell'ultima partita contro il Francavilla, quindi ben venga l'innesto di un giocatore come Amadio, che può portare, oltre alla tecnica e alle proprie capacità, anche quelle idee che possono servire nell'arco di una partita per dare una buona impostazione al gioco, oltre che ad aiutare il centrocampo a fare un po' meglio filtro, cosa che avevamo notato insomma soprattutto nella gara con il Francavilla. Oggi ho visto molto meglio, mentre spesso nella partita di Francavilla qualche volta si è ripetuto anche nel primo tempo di oggi, Pedalino rimaneva troppo isolato, invece
sì, con il Villanova e il Massa di oggi, entrambi autori di un'ottima prestazione, già si è visto che comunque non rimane, insomma, così tanto isolato come invece lo era stato a Francavilla. Quindi comunque si comincia a vedere già qualcosa di diverso, anche se bisogna trovare ancora bene la quadratura, perché secondo me questo Pineto ha ancora margini di miglioramento. Buona anche la prestazione di Marianeschi, che è un altro giocatore che comunque quando è in partita riesce a dare, insomma, assolutamente qualità a questo centrocampo. C'era stato un problemino per Capitan Pomante, che è un po' acciaccato, adesso forse sicuramente qualcosa cambierà per la partita di Forlì ancora Maolo, molto probabilmente terrà a riposo qualcuno anche in vista poi della San Giustese domenica prossima nuovamente in casa, quindi sicuramente si farà un po' di turnover. Sicuramente sarà così, perché i tre impegni settimanali impongono questo. Poi ovviamente parleremo anche, hanno scritto come mai prendiamo tutti questi gol, 6 in due gare, ovviamente riferendosi alla Vastese, però 4 di questi gol la Vastese li ha subiti proprio dal Matelica la settimana scorsa, Roberta. Io non so se anche un Matelica un po' sottotono, non lo so, io non l'ho vista la partita, ti chiedo. Sì, infatti ho chiesto proprio a mister Luca Tiozzo durante l'intervista finale. Ho detto appunto un passo indietro rispetto alla partita vinta contro la Vastese. Effettivamente mi è sembrato un po' il Pineto di domenica scorsa, a maglie invertite, no? Quindi un Matelica che è uscito, perché praticamente è entrato in campo con poco mordente, una squadra che è sembrata, anche per merito del Pineto, che è riuscito a bloccare evidentemente le fonti di gioco, però è entrata un po' troppo rinunciataria, un po' troppo, diciamo, salvo Margarita, che è l'unico che ha fatto un po' di movimento lì davanti, ha cercato un attimino di costruire, di fare un po' qualcosa, e Pignat, ecco, che proprio in questo momento è andato al tiro, qui si è immolato Pepe su questa conclusione dal limite, è stata una delle poche occasioni che però il Matelica ha costruito nell'intero arco dei 90 minuti. Questa è un colpo di testa alto di Cuccato, quindi insomma mi sembra un po' troppo poco per una squadra che ha ambizioni come quelle che ha il Matelica e che ha questi giocatori, anche se mi sembra un pochettino più, scusami se ti rubo, mi sembra un pochettino più debole tra virgolette rispetto all'anno scorso. È una cosa che aveva detto anche il nostro Andrea Costantini, da cui vado, che aveva, perché Andrea tu eri stato proprio a Matelica la settimana scorsa, avevi detto si vede che manca, ora facciamo un nome scontato, però si vede che manca un Magrassi, e non solo. E non solo, perché manca anche Gabbianelli, che era un giocatore fondamentale, di grande tecnica, l'uomo dell'ultimo passaggio, l'uomo del tiro in porta dalla distanza, l'uomo delle punizioni, e non c'è. Al suo posto c'è Margarita, che è un buonissimo giocatore, ma negli ultimi tempi ha giocato nel Monticelli, quindi una squadra che si doveva salvare, quindi buon giocatore sì, ma non probabilmente per lottare per il vertice, e quindi in quel ruolo ha perso il Matelica, come ha perso nel ruolo di centravanti, perché oggi è stato confermato Dorato, che mi sembra un giocatore di fatica, ma non un giocatore di qualità, quella qualità che metteva Magrassi. Quindi complessivamente il Matelica ha perso potenziale in avanti, resta però una squadra importante perché ha una buona difesa, almeno come uomini, a centrocampo ha tenuto un giocatore come Losicco, però effettivamente anche il partner di Losicco, che è questo Pignat, non mi sembra un giocatore straordinario. Quindi una squadra forte, ma non tanto quanto quella dello scorso anno. Che ho avuto solo io, tra l'altro oggi mancava anche Benedetti, che tra l'altro ha rimediato 6 punti sul sopracciglio destro dopo lo scontro di domenica contro la Vastese. Prima di andare a vedere proprio la Vastese, il 2-2 contro la Sammorese, torniamo per un attimo a Teramo, perché siamo a metà tempo, sempre 0-0, non si schioda il risultato, chiedo conferma ad Ania Cantagalli. Ania,
Ti confermo, Jacopo, praticamente le uniche emozioni sono i cambi, con l'eccezione fatta per un'occasione da parte di Russotto per la San Benettese al quinto minuto, quando è andato in discesa solitaria fino alla porta difesa da Lewandowski, ma lo stesso Lewandowski si è fatto trovare pronto sul tiro dell'attaccante della San Benettese. Vi dicevo dei cambi perché Maggi ha cambiato completamente l'attacco al quarto d'ora, sono entrati Di Massimo e Calderini al posto rispettivamente di Russotto e Stanco, mentre nel Teramo ha fatto il suo ingresso in campo Barbuti al posto di Piccioni qualche minuto fa, mentre c'è un calcio di punizione per la San Benettese, va largo sulla destra, Bove prova il gioco di sponda, un giocatore rosso blu, poi commette fallo su De Grazia, quindi ci ripartirà con un calcio di punizione per il Teramo. Secondo tempo molto brutto fino a questo momento. Aia, scusami, se puoi avvicinare poco il microfono perché ti sentiamo veramente molto basso. Vi dicevo di un secondo tempo molto brutto, con emozioni scarse fino a questo momento, il Teramo che fa fatica a giocare palla a terra, con la San Benettese che però dall'altra parte non riesce dal canto proprio comunque a rendersi pericolosa. A te. Grazie Ania, tra poco torniamo da te ovviamente per altra cronaca di Teramo San Benettese, ma adesso ci andiamo a vedere il servizio Vastese-Samorese 2-2, ho firmato per noi Paolo Renzetti, vediamo. Dopo la sconfitta all'esordio patita a Matelica, i biancorossi impattano per 2-2 all'Aragona con la San Maurese, regalando ai tifosi una prima casalinga con poche luci. Successo rimandato per i ragazzi di Ottavio Palladini, che hanno offerto una prova opaca costruendo poco e dimostrando di essere ancora lontani dalla migliore condizione. Rammarico per il gol ospite arrivato al 93esimo dopo che Stivaletta era riuscito quasi allo scadere a trovare la rete del 2-1. Si parte con un minuto di raccoglimento in ricordo della sorella del giocatore biancorosso Pierluigi Colitto, scomparsa tragicamente in un incidente stradale accaduto a Milano. Il tecnico di casa schiera la sua squadra con il 4-3-3 con Leonetti, Fiore e Pagliari a cercare di far breccia nella difesa ospite. Al quinto, doppia occasione locale con Ridolfi e Napolano che arrivano ad un soffio dal vantaggio, ma con Baldassarri decisivo. Inizio arrembante per i padroni di casa, visto che al settimo Napolano cerca il gol della domenica, mettendo però al lato, imitato qualche attimo dopo dal giocatore ospite Enrico, che trova la risposta in calcio d'angolo di Morelli. Gara subito godibile, giocata su buoni ritmi nonostante il gran caldo. Al decimo si rivede la formazione ospite con Bonandi che dal limite mette la sfera di poco fuori. È però il preludio al vantaggio romagnolo, che arriva all'undicesimo con Zuppardo, che approfitta di un pallone perso da Ridolfi sulla tre quarti, mettendo così alle spalle di Morelli per l'1-0 della formazione ospite. Gara in salita dopo un promettente avvio per i locali in campo in maglia rossa. La squadra del presidente Franco Bolami preme, ma allo stesso tempo deve stare attenta a non scoprirsi. Al 23esimo ancora San Maurese sempre pericolosa con Zuppardo, che questa volta però incorna sopra la traversa. La pressione abruzzese a sprazzi ma anche confusa, e che comunque porta al 32esimo al pareggio grazie a Leonetti, che fa tutto da solo in area ospite mettendo alle spalle di Baldassarri per l'1-1. Il pareggio rinvigorisce Fiore e compagni, che continuano a premere a testa bassa senza però riuscire a trovare il gol del vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa si ricomincia con Stivaletta in campo al posto di Ridolfi. I vastesi partono a testa bassa senza però riuscire a trovare vere e proprie azioni da rete, e con la San Maurese che non corre mai veri pericoli. A metà ripresa Palladini manda in campo Giampaolo per Napolano, con le emozioni vere e grandi assenti in questo secondo tempo. Palladini gioca anche la carta Shiba per Fiore, ma in campo accade poco nulla, con qualche fischio dagli spalti all'indirizzo della vastese. Gli ultimi minuti di gara regalano però una doppia svolta. Al 42esimo Pagliari trova infatti la risposta di Baldassarri, che poco dopo però incappa in una clamorosa papera su un tiro innocuo di Stivaletta, con il pallone che passa sotto le gambe dell'estremo romagnolo e finisce in rete, facendo esplodere la gioia dei 700 presenti sugli spalti. Il gol del 2-1 è come una liberazione, ma dopo un'occasione ancora per Stivaletta, al 48esimo Merciari si inventa il gol della domenica, realizzando la rete del 2-2 che fa calare il gelo sull'Aragona. Palladini più rammaricato per il gol subito a tempo scaduto o più preoccupato per la prova della squadra, che oggi, diciamolo sinceramente, non è stata molto brillante? No, più preoccupato per la prova, non tanto per il gol preso allo scadere. Quello purtroppo nel calcio ci sta,
che prende gol, preoccupato per la prova perché siamo partiti anche abbastanza bene, potevamo andare in vantaggio i primi 10 minuti, abbiamo fatto quelle 2-3 situazioni e poi dopo il gol loro abbiamo perso proprio il bandolo della matassa, tant'è che abbiamo cambiato anche modo di giocare, ci siamo messi con 4-3-1-2 e poi abbiamo pareggiato la partita grazie a Leonetti. E poi nel secondo tempo ci siamo rimessi 4-3-3, è stata più equilibrata la partita, nel senso che è stata una partita non bellissima da parte di tutte e due le squadre, pareggio è giusto per quello che si è visto in campo. E dobbiamo lavorare tanto perché in questo momento non diamo la sensazione di essere una squadra compatta, è quello che cosa mi preoccupa più di tutto, ecco, al di là delle qualità dei giocatori che ci sono. Però quello che mi preoccupa è che non ci sia una squadra compatta che sa soffrire quando deve soffrire e che sa prendere in mano la situazione quando c'è da prenderla in mano. Sì, soddisfatto fondamentalmente per il risultato, anche se secondo me è stata una buona gara, giocata abbastanza a viso aperto da entrambe le formazioni, nel senso che sicuramente non è stata una delle gare bellissime da vedere, però abbastanza di sostanza, sia noi che loro abbiamo provato in tutti i modi a vincere la partita, fondamentalmente poi il pareggio credo sia il risultato giusto, noi in quel momento magari non meritavamo di andare sotto, poi abbiamo subito un gol come hai detto te rocambolesco, siamo stati bravi e caparbi a crederci, siamo stati ovviamente anche un pochino fortunati, però sono cose che nel calcio poi ci stanno e te le ritrovi sempre. Io volevo chiedere ad Andrea Masciangelo di tornare, poi ovviamente analizzeremo la partita, ma sulle dichiarazioni di Ottavio Palladini, che insomma non si è nascosto, ha detto il pareggio è il risultato giusto, malgrado sia arrivato alla fine, ma la cosa che ha stupito anche noi, che insomma l'abbiamo ascoltato per la prima volta adesso, è quando dice diamo l'impressione di non essere una squadra compatta e di non riuscire a tenere il controllo della partita quando ne abbiamo l'opportunità, perché poi non sempre si può avere il controllo, però quando ce l'abbiamo è molto più spesso accade che non riusciamo a mantenerlo. Strano ancor di più se io faccio un salto indietro di nemmeno un mese e mi ricordo prima dell'inizio del campionato Vastese Avezzano 3-0, qui avevo visto un Vastese che il controllo non solo se l'era presa, l'aveva mantenuto e aveva fatto una partita superlativa. Ma dall'ultima cosa che hai detto sicuramente bisogna dire che comunque dipende sempre dalle squadre che hai di fronte e quindi come si posizionano da tante situazioni. L'Avezzano l'abbiamo affrontata, era la prima partita, è probabile anche che la fase di preparazione della squadra che affrontavamo era diversa dalla nostra. Su quello che ha detto il mister parla di situazioni tecniche che non è il mio compito, ma quello che posso dire è che comunque è stata ristrutturata tutta la squadra, è stata ristrutturata anche parte della società a livello di dirigenziale, parliamo che oggi i titolari erano solo Fiore e Leonetti rispetto all'anno scorso, quindi è chiaro che un po' di equilibrio bisogna trovarlo, bisogna lavorare come ha detto lui. Se mi ricollego anche alla domanda che hanno fatto prima, perché 6 gol subiti, posso rispondere anche che è vero, quindi bisogna lavorare, però ne abbiamo fatti 4, tra parentesi 5, perché domenica ci hanno annullato un gol, il terzo gol che è un fuorigioco dubbio, quindi la parola giusta secondo me adesso da trovare, ci vuole equilibrio, pazienza, lavorare sodo, perché sicuramente è una squadra nuova, totalmente, c'è uno staff nuovo, quindi sicuramente qualcosa non era... Cioè andare tutto bene era, mi sarei preoccupato, quindi che ci sono dei problemi adesso bisogna corciarsi le maniche, lavorarci quotidianamente, cercare la giusta serenità, perché ripeto comunque qualcosa di buono c'è, si è visto come dicevi anche tu ad Avezzano, ma anche nella prestazione di oggi, comunque una squadra che va sotto, comunque abbiamo subito anche delle ammonizioni a centrocampo dove comunque ti possono compromettere anche l'attenzione alla partita, perché Ridolfi ammonito, D'Alessandro ammonito, lo stesso Leonetti, sì. Quindi comunque la squadra invece ha cercato comunque di portare a casa il risultato e alla fine c'eravamo quasi riusciti, quindi parlavamo, se non si inventava quel gol, di una vittoria anche se con qualche problema,
questo lo sappiamo, quotidianamente dobbiamo lavorare per arrivare all'obiettivo prefissato. In molti vogliono, prima hai parlato di giocatori che sono rimasti pochi rispetto alla scorsa stagione che oggi erano titolari, in molti vogliono due dei protagonisti della passata stagione, Viscardi che ha subito un infortunio grave proprio nella scorsa stagione, praticamente gli ha compromesso l'annata, e Iarocci che è un giovane ragazzo che Vastese peraltro, che però non sta trovando spazio. Ora il direttore generale non si occupa chiaramente di queste cose, perché se ne occupa l'allenatore, come è giusto che sia, Andrea, però probabilmente in molti chiedono una sostanziale riconferma, una riconferma maggiore del blocco dello scorso anno. Sì, o però forse anche... perché è la contingenza, adesso le cose non vanno bene, quindi chiaramente... Sicuramente quello, anche perché rimettere dentro uno o due giocatori non cambia la sostanza di una squadra che è stata, se non rifondata, comunque in gran parte cambiata. Poi ci sono dei giocatori che vanno messi insieme, perché Napolano ha grande qualità, come ce l'ha Fiore, come ce l'ha Leonetti, poi c'è Sciva che è parte della panchina, c'è Giampaolo, e qui stiamo parlando di elementi dalla cintola in su. Lo stesso Stivaletta è partito due volte dalla panchina ed è entrato durante la gara. È una squadra che sta trovando la propria chimica. Certo è che è una squadra che prende gol facilmente. Se a Matelica ha preso gol tre volte da palla inattiva, in particolare da calcio d'angolo, in questo caso ci sono stati un errore marchiano di Ridolfi a centrocampo che ha liberato poi Zuppardo, che è andato in avanti e ha segnato, ma l'errore è stato fatto, un errore tecnico fatto da un singolo sulla tre quarti di campo, e poi questo gol che effettivamente è arrivato per quello che è il classico gol della domenica. Ecco, devo dire che a Matelica si è vista una squadra che ha delle potenzialità, ma poi è stata valorizzata dalle fiammate di Leonetti, e anche oggi il gol di Leonetti più che altro è un gol inventato più che un gol costruito, quindi ancora una volta possiamo dire che le potenzialità ci sono, perché ci sono degli elementi fortissimi, anche la giocata di Napolano che ha sfiorato il gol sullo 0-0. Questa deve diventare una squadra, ha ragione Palladini, però proprio per questo motivo la palla passa a lui, perché deve essere lui nel corso di queste settimane a far diventare questa una squadra. E purtroppo i risultati che arrivano dagli altri campi, in particolare del Cesena, mettono già pressione, perché se la Vastese vuole essere protagonista per la vittoria del campionato, già comincia a esserci pressione. Se la Vastese vuole fare un campionato d'avanguardia, magari può darsi ancora un paio di settimane per trovare la quadra, però si torna subito in campo, e questo aspetto potrebbe essere anche controproducente se la Vastese è ancora lontana dal trovare i meccanismi di squadra. San Giustese mercoledì e poi il derby con il Francavilla domenica, proprio San Giustese capolista peraltro, eh? Sì, assolutamente. Parlavi di obiettivi, e allora questo sì che è una domanda che... E attenzione, San Giustese 4 gol al Campobasso, 3 oggi a Lisernia, 7 reti segnate, potrebbe essere il miglior attacco, vado a memoria, del girone dopo 2 giornate, quindi per una difesa come la Vastese, che ha mostrato tanti limiti, beh, questa è una prova importante. Certo, ci sarà da tenere duro dietro. Andrea parlava di obiettivi, allora io chiedo ad Andrea Masciangelo l'obiettivo, se ce n'è uno ben definito, o se chiaramente la Vastese, con la presenza del Cesena, vedrà quello che succede strada facendo. Guarda, sono abituato a dire la verità, poi al di là di quello che si dicono, che voi dite in generale, la Vastese quest'anno ha deciso a livello societario di alzare un po' l'asticella, sia a livello tecnico sia a livello anche di struttura societaria. Quindi sicuramente è arrivato un direttore sportivo nuovo come Nando Ruffini, che l'esperienza e il curriculum certo, parla da solo, e anche l'arrivo della mia figura è stata perché la società sta cercando di porre le basi a livello anche organizzativo e strutturale per cercare poi di fare qualcosa di più. Andare in Lega Pro non puoi andare se non hai una struttura societaria. Certo. Sicuramente però se cerchi e ti poni l'obiettivo di alzare l'asticella, sicuramente devi cercare di fare una squadra un po' competitiva. Quindi gli obiettivi nel calcio, mi è stato insegnato sempre che quando parti per vincere rischi di retrocedere, quando parti per retrocedere rischi di vincere. Quindi non è, uno si pone l'obiettivo vero
è quello di iniziare a porre le basi per poter magari un giorno togliere il sogno di tutti i vastesi, il sogno personale dei soci e dei presidenti. Assolutamente, che è quello della Serie C. Quello della Serie C, non ci nascondiamo, ma sicuramente non è quest'anno. Però non va nascosto che chiaramente per ottenere questo devi crescere e migliorare la società, e non parlo solo a livello economico, devi crescere e costruire una squadra sicuramente ambiziosa già da adesso, perché magari il prossimo anno o l'altro anno ancora, inserendo dei pezzi sicuramente migliori o aggiustare la situazione che ti permette di poter provare a raggiungere il sogno di tutti i vastesi. Anche perché una piazza che noi abbiamo avuto la fortuna anche il giorno in cui c'è stata la presentazione ufficiale, siamo venuti io e Andrea Costantini, ci ha fatto particolarmente piacere, una piazza sempre molto molto calda che vi ha praticamente dato fiducia incondizionata, perché poi Vasto è un posto dove ci si innamora subito della squadra di calcio. Ma è una piazza fantastica, anche io appena sono arrivato, io mi sto dedicando 24 ore su 24 solo alla Vastese, perché ti trasmette qualcosa dentro di veramente inspiegabile. Però noi dobbiamo solo ringraziare tutti i tifosi, oggi una curva spettacolare, ma anche lo stadio interno, quello che si trasmette intorno alla Vastese. Quindi un grazie va a loro, però ci vuole pazienza e sostenere questo progetto che ti sto dicendo che sta iniziando quest'anno, perché i presidenti vanno incoraggiati, tutte le persone che lavorano vanno incoraggiate. A loro va detto immensamente grazie, ma stiamo dando tutto per cercare di iniziare a guardare oltre la Serie D. Ma sicuramente non è quest'anno, ed è giusto, visto che è una piazza, come hai detto tu, particolare, comunque bella, un pubblico eccezionale, è giusto dirgli la verità. Poi è chiaro che se il presidente dice voglio andare in C, è il presidente e quindi va rispettata la sua parola, ma la verità è questa. Certo. Sicuramente tutti insieme stiamo cercando di porre le basi per magari o il prossimo anno, l'anno quell'altro, di provare ad andare in C. Palladini, come l'hai ritrovato? Perché anche con lui, lo ricordiamo, è dimagrito. Dimagrito, no, non dal punto di vista lipidico. Molto, molto motivato, perché comunque poi l'anno scorso è andata come è andata e anche lui si è messo in discussione, perché comunque è stato uno dei primi, io sono arrivato dopo, a trovare subito panchina, quindi lui si è rimesso subito in discussione. Lavora anche lui 24 ore su 24 su questo obiettivo. Ripeto, non è semplice, perché comunque quando cambi totalmente squadra e ti trovi con una società nuova, staff nuovo, devi trovare gli equilibri giusti. Secondo me siamo sulla strada giusta, sicuramente bisogna lavorare sodo, però ci vuole anche un po' di fiducia e non la prima difficoltà subito buttarsi giù o comunque iniziare ad allargare gli orizzonti. L'obiettivo societario lo sappiamo, l'obiettivo tecnico è di pari passo, quindi devi sicuramente dare tanto e cercare di arrivare più in alto possibile per poter poi intervenire dove bisogna intervenire. Quindi provo a riassumere, un obiettivo c'è, che è quello della Serie C, ma va diluito all'interno di un piano pluriennale, giusto? Sì. Tutti parlano di progetto, 2-3 anni, va diviso, hai centrato, perché poi nel calcio, ripeto, può darsi che quest'anno riusciamo poi a fine anno a risolvere tante situazioni, il prossimo anno ti puoi ritrovare in C tranquillamente. Certo, assolutamente. Il calcio di oggi, la programmazione è fondamentale. È fondamentale. Torniamo per un attimo a terra, perché devo andare in pubblicità, ho già sforato da morire, come di solito mi capita. Torniamo a Teramo, da Ania Cantagalli, Teramo San Benedettese. Ania, 3 minuti al nostro cronometro, anche meno, più recupero. Sì, esatto, Jacopo, 2 minuti e mezzo per l'esattezza, più recupero, quando pochi secondi fa il Teramo si è divorato una palla gol colossale, quando Mastrilli ha messo in mezzo per Di Renzo, che non ha avuto un primo stop felice, ha cincischiato un po', poi con la complicità di Barbuti entrambi centravanti non sono riusciti a segnare in maniera abbastanza incredibile, sprecando una buonissima occasione per il Teramo. Adesso c'è un calcio d'angolo per la San Benedettese che al 39esimo ha protestato per un contatto tra Bove e Caidi. Il direttore di gara ha però lasciato proseguire, non ravvisando gli estremi per il calcio di rigore, ammonendo invece una precedente occasione di Massimo per simulazione sempre in area. San Benedettese che ci ha provato anche al 36esimo
primo, quando Calderini dalla destra si è accentrato per far partire un tiro molto alto. Diciamo che non stiamo vedendo un gran calcio qui al Bonolis, ma dalla seconda parte della ripresa, dalla mezz'ora in poi, il Teramo ci sta mettendo pressione, carattere e voglia di riuscire in qualche modo a segnare quando manca un minuto in questo istante al termine della gara. Più un recupero che vi segnaleremo a breve. A te. Grazie Ani, abbiamo rivisto in bassa frequenza l'occasione capitata a Di Renzo, pallone di Mastrilli basso al centro dell'area di rigore, era chiuso, ha provato a scaricare di tacco, meno male che non mettiamo la larga, perché stavo cercando di mimare quello che ha fatto, cercando di liberare Barbuti, ma ovviamente erano tanti i difensori della San Benedettese che hanno chiuso. Manca dunque non tantissimo alla fine della partita, noi però ci dobbiamo tassativamente fermare. Pubblicità, torniamo tra poco con l'Abruzzo del pallone. Di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone, tra poco apriremo un'ampia pagina dedicata al ciclismo, però rimaniamo sulla Serie D e ci andiamo a vedere il pareggio in extremis del Giulianova 1-1 contro il Castelfidardo, vediamo. Partita intensa e piena di emozioni al Fadini tra Giulianova e Castelfidardo. Per veder maturare l'1-1 finale si è dovuto attendere fino al 92esimo, quando Tozzi Borsoi ha trasformato dal dischetto per pareggiare la splendida punizione di Radi nel primo tempo. E Torre, in panchina al posto dello squalificato Stallone, fa partire i suoi con il 4-3-3, al quale Pazzaglia risponde disponendo i biancoverdi col 4-3-1-2. La prima grande occasione è per i giallorossi, che ci provano con Fuschi dagli sviluppi di un corner. Il Giulianova cerca di prendere da subito il controllo della gara, ma senza le sponde degli attaccanti c'è poco sviluppo sulle fasce, mentre i marchigiani non trovano verticalità nella ripartenza. Al 21esimo il primo brivido, D'Ercole trova la gamba di Antonelli, calcio di rigore sul quale Sciba si supera contro Lignani. Passano pochi minuti e dall'altra parte Trillini atterra Di Paolo in area, ma stavolta a sbagliare è Tozzi Borsoi, provando un cucchiaio che Battaluscio blocca senza problemi. Solo due minuti e al 28esimo Radi trova un capolavoro su punizione da 25 metri col sinistro per l'1-0 del Castelfidardo, che lascia di stucco il Fadini. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e la gara si incattivisce. Il tema tattico della stessa diventa sempre più chiaro, in quanto il Giulianova si stabilisce nella tre quarti del Castelfidardo, che di buon grado abbassa il baricentro per poi colpire con la sua rapidità sulle fasce. L'offensiva giallorossa nasce sempre da Tozzi Borsoi, che al 58esimo colpisce di testa di poco al lato e al 69esimo spizza per Di Paolo, che sfiora il paro da buona posizione in area di rigore. Il sipario rischia di calare prima, quando direttamente da un rinvio di D'Ercole, che con due buoni dribbling ha potuto liberare il sinistro, stampa poi la sfera sul palo interno. A questo punto i giallorossi ci credono ancora, passando al 3-4-3, e dopo una serie di piazzati convulsi arriva il rigore che batte ancora Tozzi Borsoi. Si prende la responsabilità e lo manda a segno, stavolta spiazzando Bottaluscio per l'1-1 finale. Prendere gol sul rigore, secondo me è molto dubbio, chiaramente fa rabbia, senza nulla togliere alla partita fatta da Giulianova. Qui è in campo molto molto difficile, perché è una squadra che gioca molto sulle seconde palle, scavalca sempre il centrocampo e ti costringe a difendere basso, e poi con giocatori molto prestanti fisicamente era una partita molto difficile, però noi abbiamo lottato, avevamo dei giocatori, non eravamo messi bene perché Radi ha giocato tutta la partita, ma è arrivato venerdì, è la prima partita che gioca, e Nuke è uscito dopo pochi minuti, quindi insomma eravamo messi non bene, però la squadra ha lottato e con un pizzico di fortuna, mi riferisco insomma anche al palo di D'Ercole, avremmo potuto insomma andare sul 2-0 e a quel punto credo che insomma sarebbe stato più difficile, però era importante fare una prestazione e oggi l'abbiamo fatta e sono contento insomma di quello che insomma hanno fatto i ragazzi, perché come ho detto ho ottenuto su un campo molto molto difficile. Io penso che l'episodio del rigore è avvenuto al 93esimo, però nel computo della partita penso che il pareggio sia strameritato per quello che abbiamo fatto in campo, considerando anche le condizioni climatiche che erano quasi proibitive, e i ragazzi hanno corso e lottato fino all'ultimo secondo in cui abbiamo avuto la fortuna, ma anche e soprattutto il merito di cercare di trovare il rigore che ci ha permesso di pareggiare la partita. Quindi mister, si può dire che siete soddisfatti per il cuore, anche per il punto che vi torna utile,
però magari dovete essere un po' più cinici in alcune occasioni per trovare tre punti invece di uno. Sì, secondo me hai analizzato perfettamente la situazione, siamo stati poco cinici, abbiamo avuto tante occasioni, anche nel secondo tempo 4-5, anche se era difficilissimo, ripeto, giocare, però i ragazzi sono stati veramente bravi ad arrivare a costruire 4-5 occasioni, grandi occasioni, dopo aver imbastito delle trame molto, molto buone e molto belle. Abbiamo fatto le prime due contro due dirette concorrenti, siamo stati bravi a recuperare 4 punti e abbiamo un altro, almeno penso sulla carta, scontro diretto mercoledì, ce la metteremo tutta per cercare di tornare a casa con dei punti anche da San Mauro. Complimenti dunque, pareggio assolutamente meritato per il Giulianova, 1-1 contro il Castelfidardo, 4 punti per la formazione giallorossa. Peraltro saluto Giulio Ettore, amico della nostra trasmissione. Prima di analizzare la partita del Giulianova, fatemi andare un attimo a Teramo e finale 0-0 tra Teramo e San Benedettese. Ania, torno da te per un consuntivo della partita. Sì, un consuntivo alla fine scarno, è stata per lunghi tratti, sì, una gara abbastanza noiosa. Jacopo, a parte quelle occasioni avute dal Teramo a inizio partita con Caidi di Renzo, su cui Zaffagnini ha fermato per l'appunto il tiro e Spighi, e poi quella occasione ghiotta avuta da Barbuti e di Renzo stesso nel finale di partita. Un punto da salvare, credo che sia l'unica cosa da salvare, poi per ovviamente istruzione di gioco, occasioni, c'è bisogno ancora di lavorare in casa Teramo, è stato evidente anche quest'oggi. Se lo conosciamo un po', non sarà contento neanche il presidente Franco Fedeli dall'altra parte, perché la San Benedettese anche dal canto proprio è riuscita a creare ben poco per rendersi pericolosa dalle parti di Lewandowski. È tutto per adesso dal Bonolis, ti restituisco la linea. Grazie Ania, poi ovviamente ci invierai le interviste al post gara. 180 minuti però, 0 gol per il Teramo, 0 gol a Sudtirol, 0 gol oggi contro la San Benedettese. Andrea Costantini sorride perché sa dove voglio arrivare, ma mi fermo qui. Ripartiamo un po' invece dal Giulianova, dalle belle notizie che arrivano, anche seppur solo un pareggio dal Fadini. Andrea, perché il Giulianova innanzitutto conferma che Shiba è un pararigori, sì, internazionale, li para tutti i rigori, li para tutti. Sì, secondo me lui è lui non è molto alto, però è molto reattivo. E probabilmente riesce a vincere anche il duello dal punto di vista mentale contro colui che si appresta a tirare il rigore contro di lui. È un portiere appunto molto reattivo, le sue prodezze in coppa probabilmente gli hanno accresciuto ulteriormente l'autostima, e quindi lui, quando c'è un rigore contro, si sente quasi imbattibile. Qui pure è un rigore non calciato perfettamente, però era abbastanza angolato, soprattutto raso terra, ma avete visto la sua rapidità ad andare giù, ed è stato davvero molto molto bravo. Si conferma un pararigori effettivamente, un errore non da lui per Tozzi Borsoi, che è vero ha questa capacità di tirare con una rincorsa al rallentatore, però poi non è riuscito a piazzare il tiro, ha calciato centralmente, la parata è stata piuttosto agevole. Poi dopo ha rimediato, perché il secondo rigore ha tirato davvero forte e angolato, e quel tiro era imprendibile. Però non disdegnerei questo punto, può essere all'apparenza una giornata negativa per il Giulianova, però era un'altra diretta rivale. Con questo punto non hai permesso al Castelfidardo di agganciarti in classifica, lo hai tenuto dietro di 3 punti, hai dato continuità alla vittoria di Agnone. 4 punti per iniziare con 2 scontri diretti, penso che sia un buon bottino per una squadra che, ripetiamolo, deve salvarsi e che oggi ancora una volta ha dimostrato che ha le capacità, lottando e soffrendo, per arrivare a questo obiettivo. È chiaramente presto, però intanto sì, 2 partite, 0 sconfitte, 4 punti, direi che va bene così. Bisogna sapersi accontentare, perché ripetiamolo, il Giulianova è una squadra costruita per restare in categoria.
Roberta, abbiamo rivisto le immagini, ha avuto anche delle occasioni il Giulianova per pareggiare, oltre al rigore fallito all'inizio da Torsi Borsoi, per pareggiare questa gara, ma la cosa che abbiamo sottolineato è quanto questa squadra riesca a rimanere sempre attaccata alla partita, con grandissima mentalità, e poi c'è proprio Tozzi Borsoi che catalizza inevitabilmente, per lo strapotere fisico che ha, catalizza tutte le azioni d'attacco della squadra. È un giocatore preziosissimo Tozzi Borsoi, non solo per quello che riesce a fare in qualità di attaccante, ma soprattutto proprio per questo motivo, perché ti fa salire la squadra. Io ho visto il Giulianova già giocare due volte nelle due partite di Coppa, sia contro il Pineto che contro il Francavilla, in entrambe le occasioni ha vinto i calci di rigore, ma devo dire che nell'arco dei 90 minuti in entrambe le occasioni meritava di vincere quelle due partite. È una squadra che respira la mentalità vincente dei due allenatori, perché conosco bene sia Stallone che ancora meglio il mister Giulio Torre, che è giuliese, insomma io sono un po' giuliese di adozione, sì, lo sì. Sapete. Effettivamente riescono a dare a questa squadra, rispecchia in toto quella che è la loro mentalità. C'è un buon mix tra giocatori esperti e ragazzi giovani che comunque possono fare bene, ci sono dei perni importanti che guidano la squadra. È una squadra che secondo me potrà dire la sua, potrà essere una sorpresa. Assolutamente, San Mauro Pascoli mercoledì contro la San Maurese e poi settimana prossima derby con l'Avezzano, davvero da non perdere. Noi ovviamente, ve lo dico a beneficio di chi ci segue, e noi vi ringraziamo se lo state facendo anche questa sera, siate in tanti, che mercoledì torna l'Abruzzo del pallone, non domenica prossima, cioè anche domenica prossima, ma soprattutto mercoledì. Quest'anno ti tocca fare gli straordinari. Quest'anno è però mercoledì invece vado un po' verso nord. Ancora più straordinari. Poi capirete dove, però vado verso nord. Ma ci sarà al mio posto Andrea Costantini che ovviamente vi racconterà la giornata di Serie D. Vedo adesso... per tutti gli appassionati di calcio, prendetevi qualche minuto di pausa, perché oggi, domenica 23 settembre, era la giornata del trofeo Matteotti. Lo vedo in bassa frequenza, di solito è accanto a me il giovedì sera, e invece questa sera lo vedo Luciano Rabottini in collegamento proprio da Pescara. A distanza ti ritrovo, caro Luciano, per questa domenica particolare del trofeo Matteotti. Ha vinto Davide Ballerini dell'Androni Giocattoli. È stato un trofeo Matteotti un po' particolare, con una fuga da lontano e poi solo un gruppo di corridori è arrivato. Buonasera a te e agli ospiti che hai. Buonasera a te Jacopo, sì, come dicevi tu giustamente è una grande festa per lo sport, per il ciclismo in generale, una grande edizione del trofeo Matteotti. Ho degli ospiti eccezionali. Ma dove come sei? Sempre partiamo per... Siamo a Pescara, un grande negozio di abbigliamento sportivo con anche il titolare Alessandro D'Altorio, che poi presenteremo perché è un grande pedalatore e un grande appassionato di ciclismo. Quindi siamo in via Cesare Battisti e commentiamo con te appunto questa edizione del Matteotti. Vedo accanto a te Ruggero Marzoli e anche l'avvocato Carlo Masci, li saluto entrambi, oltre ovviamente al titolare D'Altorio che vi ha accolto questa sera. Tra poco vedremo le immagini di una giornata molto bella, ricca di sole. Noi ci aspettavamo, sai, a settembre chissà se il tempo regge, oggi giornata estiva, un po' di pioggia, Pescara bellissima, ma che giornata... Che Matteotti è stato un po' particolare, Luciano, con questa fuga che poi prima sembrava poter essere ripresa e poi il gruppo ha mollato, sono rimasti in 38 e sono andati fino al traguardo, particolare.
particolare, un'edizione particolare, perché il Matteotti è sempre una corsa molto tecnica, controllatissima, perché poi si arriva sempre negli ultimi tre giri dove c'è veramente grande corsa. Invece questa fuga di oggi ha un po' scombussolato i piani tattici delle squadre e ha fatto sì che questa fuga appena dopo 20 km venisse fuori. Il gruppo dietro ha cercato di chiudere, ma obiettivamente non c'è stata molta convinzione. Probabilmente gli atleti sono arrivati qui a Pescara dopo una settimana di grossi impegni agonistici. Voglio ricordare che in questi giorni hanno corso il Toscana, Pecci, ieri il Pantani, oggi il Matteotti, ma soprattutto con una grandissima giornata di caldo che secondo me ha penalizzato molto l'aspetto agonistico. Però devo ricordare che è venuto un bellissimo podio da questa edizione del Matteotti con Davide Ballerini, già vincitore ieri al Pantani, ma soprattutto un corridore emergente, giovanissimo. Questo è un corridore che ci darà grandissime soddisfazioni, pronto anche il salto in una squadra Pro Tour. Il prossimo anno correrà la Stana, quindi lo vedremo anche impegnato su delle corse dove gli si addice molto, Roubaix, Fiandre, perché è un corridore che ha già avuto questo tipo di esperienza nelle categorie dilettantistiche. Comunque io qui al mio fianco c'ho Ruggero Marzoli, uno che di Matteotti, fortunatamente per lui, l'abruzzese che è riuscito anche a vincerlo. Che tipo di Matteotti è stato, Ruggero, per te? Ma sicuramente un Matteotti importante sia per il pubblico, che ho notato veramente tanta gente sul percorso, soprattutto perché comunque è una gara importante, 2000 metri di dislivello, 15 km a giro, 13 giri, e come diceva Luciano avviene in un contesto di tante gare premondiali e poi l'apoteosi domenica prossima il mondiale. Una gara tiratissima per i primi 3-4 giri, addirittura si è segnato un 45 di media ogni giro, giro per giro. Il gruppo si è frazionato con un gruppo di 35 corridori nella parte che dava il via alla gara, e poi i restanti 70-80 corridori nella seconda parte di gara. E sono rimasti per circa un minuto e mezzo per tanti giri l'un dall'altro, ma poi alla fine gli inseguitori hanno mollato e quindi sono rimasti questi 35 concorrenti a giocarsi poi l'arrivo finale. Sul finale, gli ultimi due giri, grande battaglia. Abbiamo visto gli abruzzesi i più forti di tutti, diciamo oggi, Giulio Ciccone col suo team, la Bardiani aveva tre compagni di squadra e cercava di tenere la gara, e l'Androni con questo ragazzo Ballerino, un ragazzo giovane al secondo anno da professionista, già vincitore ieri al Pantani e oggi grande protagonista, anche lui con una buona squadra, con Cattaneo, Frapporti, e cercavano di tenere anche loro la gara. Abbiamo visto la Movistar con il fratello di Quintana, Dyer, che cercava anche lui di dare manforza al gruppetto di testa, e purtroppo una caduta l'ha tirato fuori dall'ultima discesa. E vogliamo un po' qualificare anche l'ottima prova del direttore sportivo dell'Androni, Alessandro Spezialetti, corridore abruzzese che tanto sta dando a questa squadra, anche a livello vittorie, quest'anno ne hanno vinte tante, un ragazzo che veramente a livello tecnico sta dando qualcosa di importante a questo team. Ma Alessandro è un amico, è stato un collega e oggi è un grande direttore sportivo, guida una squadra che è l'Androni, che attualmente è prima nella classifica World Cup Italia, una grande squadra, e si è visto da subito il suo valore aggiunto, e quindi complimenti Alessandro.
Complimenti anche alla Farnese Vini, perché anche loro oggi con il terzo posto di Tizza e con un'ottima prova di Bagioli, anche loro grandi protagonisti a dare lustro come abruzzesi a questo grande evento. Noi abbiamo anche l'avvocato Carlo Masci, l'ex assessore allo sport abruzzese, ma un politico che è sempre stato vicinissimo al trofeo Matteotti. Carlo, che tipo di Matteotti abbiamo visto oggi? Sei soddisfatto della prova organizzativa del nuovo staff capitanata da Daniele Sebastiani? Assolutamente sì, questo possiamo dire che era il numero zero del nuovo corso, perché c'era il passaggio di testimone tra Ricci e Sebastiani. Mi sembra che tutto sia andato per il meglio. Poi questa organizzazione che aveva puntato sul 23 settembre, il primo giorno d'autunno, però sembrava il 54esimo giorno di agosto, perché il Matteotti non si smentisce con il tempo bello, con il sole, con il caldo, e anche quest'anno abbiamo avuto questo Matteotti che è il simbolo della nostra città, della nostra regione. C'è stato anche comunque un elemento abruzzese che ha vinto, perché la cantina Ulisse, che era sponsor di Ballerini, alla fine ha portato a casa il risultato. Lo avevamo detto nella trasmissione velò scherzando, e invece alla fine è andato benissimo tutto quanto. Questo è il primo numero di una nuova fase che sicuramente porterà bene, perché la data sicuramente è una data migliore rispetto a quella dell'ultima domenica di luglio, dalla prima domenica di agosto, è vicina al mondiale, ci sono elementi importanti che fanno pensare che nel corso degli anni sicuramente torneremo ai vecchi fasti e avremo corridori, ciclisti importanti che verranno a gareggiare a Pescara. Quindi credo che sia andato tutto quanto bene. Complimenti a Sebastiani, un caro saluto e un ringraziamento a Ricci per quello che ha fatto e per quello che farà ancora per il Matteotti e per Pescara. Luciano, rientriamo. Luciano, ti riprendo la linea, sì. Riprendo la linea un attimo, perché stiamo vedendo le immagini, però adesso, visto che avete parlato di Ballerini, avete parlato di Tizza che è arrivato terzo, avete parlato di Alessandro Spezialetti, li andiamo ad ascoltare nel blocco delle interviste, dopo l'arrivo del 71esimo trofeo Matteotti. Okay. Li ascoltiamo. Domenico Pozzo Vivo, all'arrivo di questo trofeo Matteotti, innanzitutto ti chiedo che gara è stata per un'Italia che era certamente interessata a questa classica abruzzese in vista di Innsbruck. Sì, noi abbiamo cercato di correre con intelligenza, perché è stata una corsa molto poco controllata, e dopo nel finale ci saremmo giocati un po', io le carte più sullo strappo e Giovanni sull'arrivo, quindi peccato, è mancato poco la vittoria, ma abbiamo corso molto bene. Sarà un mondiale adatto alle caratteristiche tue, di Vincenzo Nibali e di Fabio Aru? Sì, è un mondiale per scalatori, anche se comunque è una corsa di un giorno, quindi non è come fare un grande giro. E purtroppo dopo il campionato italiano ho avuto questo problema fisico che appunto mi ha impedito per 20 giorni di andare in bici. Ho ripreso a pedalare a Ferragosto e diciamo che le gambe non sono le migliori, però sono soddisfatto comunque del mio lavoro. Giulia, hai corso sulle strade di casa, una corsa assolutamente particolare per te, ci hai provato fino alla fine, che corsa è stata? Sì, appunto ci tenevo, perché questa gara mi trasmette sempre una grande emozione, volevo far bene, cercavo un risultato, però appunto è un percorso un po' tecnico e per le mie caratteristiche è difficile gestirsi. Però dai, sono soddisfatto di come ho corso e va bene così. Ecco. Oggi hai corso insieme alla nazionale italiana, al fianco della nazionale italiana, un giorno speri di indossarla quella maglia azzurra? Sì, diciamo quest'anno poteva essere una buona occasione, però appunto i problemi fisici mi hanno tagliato un po' fuori. Magari ecco, ci sarà ancora tante altre occasioni. Davide Ballerini, complimenti per questa vittoria al trofeo Matteotti. Dicevi poco fa, doppietta, ieri Memorial Pantani, oggi trofeo Matteotti per una squadra, Landroni Giocattoli, che ci teneva molto a questa corsa e soprattutto alla Ciclismo Cup. Certo, siamo riusciti a vincere sia ieri che oggi, grazie a una fantastica squadra, direi più che squadra, una grandissima famiglia. In ammiraglia con te c'era ovviamente Alessandro Spezialetti, che queste strade le conosce molto molto bene, ed è chiaro che è una vittoria che vale doppio sulle strade d'Abruzzo. Certo, Spezia è da metà anno che mi dice che ci tiene a far bene a questa gara, e
Di sicuro vincere una gara in casa del nostro direttore sportivo non è stata la cosa più facile, ma ce l'abbiamo fatta. Con il direttore sportivo Alessandro Spezialetti, che tiene ben stretto tra le mani il trofeo del primo classificato, trofeo Matteotti 2018. Alessandro, per te, abruzzese che hai corso tanti anni, è una soddisfazione non doppia, tripla. Beh, non c'è, guarda, sono veramente contento, ci tenevo, l'avevo già dichiarato da un paio d'anni che dichiaravo volevo vincere il Matteotti. Non avendo avuto la possibilità di vincerlo da corridore, un anno sono arrivato secondo dietro Pozzato, quest'anno in parte lo sentivo, ieri al Pantani abbiamo fatto un'ottima gara e quest'oggi ci siamo ripetuti, non è mai facile vincere in casa. Ringrazio tutti, dalla famiglia Ulisse, alla famiglia Camps, Panaccio, tutti quanti, guarda, i miei sponsor, Androni, Savio, non ci sono parole, i miei ragazzi, dal primo all'ultimo, mi hanno dato una grandissima soddisfazione. La Ciclismo Cup è un affare solo Androni a questo punto, un dominio. Ma un dominio, abbiamo dimostrato il nostro valore in campo ed è giusto che vada così, poi ci sono ancora altre gare, i nostri avversari possono ancora sperare di fare qualcosa, però sicuramente con oggi abbiamo messo un bel divario tra noi e gli altri. Ci avete creduto sin dall'inizio perché eravate probabilmente la squadra con più uomini nei 38 che sono rimasti, era una cosa studiata. Ma siamo partiti subito forti, noi oggi dovevamo fare una gara di contenimento, è venuta una gara subito veloce, forte, nei primi tre giri è uscito già un bel andare e quindi si sono messi subito bene, i ragazzi vanno, hanno dimostrato subito. Dalla prima fuga eravamo dentro in 6 e poi eravamo anche su questa decisiva in 5 in quanto Belletti ha avuto un problema meccanico, però alla fine eravamo ben coperti da ballerini. L'ultimissima flash, domani mattina ti sveglierai e vedrai questo trofeo, che penserai? Ma cosa penserò? Per me è una grandissima soddisfazione, ripeto. Questa sera siamo tutti ospiti dalla famiglia Ulisse in cantina per una mega festa e la dedico a loro. Complimenti allora ad Alessandro Spezialetti, che vince da direttore sportivo un trofeo Matteotti che in tanti anni di carriera professionistica non era mai riuscito a centrare. Avete fatto vedere l'Avezzano? Ancora no, caro amico da casa. Torniamo a Pescara, torno da Luciano Robottini. Luciano, torno da te per questo collegamento. Abbiamo fatto sentire le interviste, un altro giro con i tuoi ospiti e poi ci ridai la linea. Sì, se posso andare avanti, volevo far di nuovo intervenire l'avvocato Carlo Masci. Perché questo? Perché secondo me quest'anno doveva essere l'edizione dove dovevamo recuperare soprattutto il pubblico, l'affetto della città verso questa manifestazione. Ci siamo riusciti, avvocato? Non compiutamente, però Pescara è così. Pescara deve appassionarsi alle cose, il trofeo Matteotti deve recuperare slancio e d'altronde lo vediamo anche allo stadio, il Pescara vince due partite e lo stadio si riempie, il Pescara perde e lo stadio si svuota, la stessa cosa per il Matteotti, sono certo che con questi ritmi e con questi passaggi presto recupereremo il pubblico delle grandi occasioni, perché il Matteotti lo merita, perché il nostro simbolo non è soltanto una corsa ciclistica, è la storia di Pescara, è la storia della ricostruzione di Pescara, quindi ha una particolarità unica e per questo i pescaresi sono legati al trofeo Matteotti. Adesso dobbiamo riportare la gara a livelli alti in maniera tale da poter riportare la gente per le strade di Pescara, per le strade di Montesilvano, di Cappelle, di Spoltore, perché il Matteotti poi non è solo Pescara, il Matteotti è la grande Pescara fatta 71 anni fa. Invece, prima di concludere, giustamente volevamo anche ringraziare Alessandro D'Altorio che ci ha messo a disposizione questa splendida location. Tra l'altro Alessandro è un grande pedalatore, un grande appassionato di ciclismo. Che Matteotti hai visto, Alessandro, invece tu? Io da grande appassionato ho visto il Matteotti anno zero, come diceva il mio amico Carlo, con una novità, si sono riviste le prime maglie importanti.
e quindi da appassionato quando vedi una persona come Quintana che sta a una partenza, allora inizi a sperare che si rivedano le maglie che contavano come ai tempi trascorsi. Invece, prima di concludere, Jacopo, già che avevamo un grande tecnico di ciclismo, Ruggero Marzoli, domenica prossima un impegno mondiale per il nostro sport, i campionati del mondo, e un percorso esigente per la nostra nazionale, ma per tutto il movimento, un percorso che non si vedeva da tantissimo tempo così duro. Con quali prospettive ci presentiamo questa partenza di questo mondiale e gli azzurri che cosa combineranno di buono domenica prossima secondo te? Sulla carta noi avevamo dei grandi corridori, abbiamo dei grandi corridori quali Nibali e Aru. Purtroppo, come sappiamo tutti, sia Nibali sia Aru per problemi fisici non sono al top. Aru addirittura non farà il mondiale. Nibali l'abbiamo visto in crescita. Luciano, perdonami, rientro un attimo. Luciano, perdonami un secondo, perché prendo proprio da tutto Bici Web, prendo una notizia dentro Fatta la Nazionale, dentro Brambilla, Visconti Riserva, ma c'è Dario Cataldo, dunque tra i convocati del CT Davide Cassani per il mondiale di Innsbruck, adesso mi sente anche Ruggero Marzoli, a cui giro la notizia. Le ultime due corse italiane, Pantani e Matteotti, hanno chiarito tutte le questioni in sospeso. Alla vigilia del raduno a Torbole, il CT Davide Cassani ufficializza gli 8 per i mondiali di Innsbruck, prova in linea di domenica 30 settembre. Gianluca Brambilla della Trek Segafredo, Damiano Caruso, BMC, Dario Cataldo, il nostro Dario Cataldo della Stana Pro Team, Alessandro De Marchi della BMC, Gianni Moscon del Team Sky, Vincenzo Nibali, Bahrain Merida, Franco Bellizzotti, Bahrain Merida, Domenico Pozzovivo, Bahrain Merida, fuori Aru, dunque c'è il nostro Dario Cataldo. Ti restituisco la linea, Ruggero, per una valutazione su queste convocazioni. Notizia di 20 minuti fa. Ma sì, come ti dicevo, Aru non farà il mondiale, addirittura lui stesso si è tirato fuori, così pare. Oggi ho parlato con Giovanni Visconti, anche lui questa mattina era in forze, ma poi l'ho visto parlare con il tecnico. Non gli ho visto una bella cera sul viso, quindi anche Visconti è fuori dal mondiale. Quindi dico, Moscon l'anno scorso ha fatto un bel mondiale, quindi credo nel ragazzo giovane, tra l'altro ha fatto anche un bel finale di stagione nonostante è stato fermo dopo il tour, per la squalifica che sappiamo. Nibali l'ho visto crescere alla Vuelta, quindi credo che possa fare un ottimo mondiale. Certamente non siamo soli, anzi abbiamo visto che negli ultimi 5 grandi corse a tappe sono stati i britannici ad emergere, quindi oggi con più di prima, più di sempre, il ciclismo parla una lingua straniera. Altro nome, Alaphilippe, Pinot per quanto riguarda i francesi, Kwiatkowski, nonostante sia caduto anche lui alla Vuelta, è un uomo pericoloso, la Polonia è sempre stata pericolosa ai mondiali, quindi questi sono i papabili vincitori secondo me. Secondo me, Jacopo, la bella notizia che entra di prepotenza in questa squadra Dario Cataldo, l'abruzzese, che secondo me Dario potrà dare una mano sia dentro la corsa ma anche fuori la corsa, perché è un grande corridore, un corridore d'esperienza, quindi questa è una notizia super positiva per il ciclismo abruzzese. La convocazione di Dario è un premio a una carriera, ma soprattutto alla grossa esperienza che in questo momento il corridore può dare a Cassani, ma a tutta la nazionale. Allora Luciano, io vi ringrazio davvero per questo collegamento, ringrazio Ruggero Marzoli, l'avvocato Carlo Masci, anche Alessandro Daltorio, ringrazio te, ma soprattutto ringrazio
Gaetano Tereo per la parte tecnica, oggi compagno di viaggio assolutamente fantastico durante il trofeo Matteotti e questa sera che ha permesso, vi ha assistito nell'apparato tecnico. Grazie, grazie a te e ai tuoi ospiti. Luciano, ci vediamo ovviamente giovedì sera alle 21 per commentare il Matteotti e per commentare l'antivigilia del Mondiale. Sì, io ringrazio voi, ma soprattutto ringrazio i nostri ospiti. E ci vediamo appunto giovedì prossimo con una puntata di Velo speciale, speciale al Matteotti, ma speciale in proiezione ai campionati del mondo. Buonasera a tutti. Grazie, grazie a Luciano Labbottini, grazie ai suoi ospiti. E allora, come avete sentito, abbiamo dato anche una notizia ufficializzata pochi minuti fa, intorno alle 19.15, dalla Federciclismo, gli 8 convocati al Mondiale di Innsbruck. Non c'è Aru, che si era chiamato fuori, di fatto condizione precaria per lui, ma c'è, questa è la bella notizia, il nostro Dario Cataldo. Visconti, che oggi era al Matteotti, farà la riserva insieme a Formolo. L'altro azzurro che oggi ha corso il Matteotti e che abbiamo sentito poco fa, Domenico Pozzovivo, invece correrà in Austria in supporto ovviamente di Vincenzo Nibali. Ci dobbiamo fermare, non cambiate canale e poi torniamo perché abbiamo tantissimo calcio ancora da proporvi. L'Avezzano, il Notaresco, le interviste del Teramo, a tra poco. Eccoci rientrati, questa sera puntata extra large dell'Abruzzo del Pallone, ve ne sarete accorti perché avevamo avuto anche una parentesi legata al ciclismo doverosa perché oggi c'era il 78esimo trofeo Matteotti. Ci andiamo a vedere la sconfitta inopinata, la seconda in due gare per l'Avezzano in casa del Monte Giorgio, 3-2, il servizio firmato per noi da Stefano Recanati. Sul sintetico di Monte San Giusto, un Avezzano da due volte cede l'intera posta in palio al Monte Giorgio e resta ancora a meno 3 in classifica. Esordio non proprio casalingo per il Monte Giorgio, che per almeno fino a gennaio giocherà sul sintetico di Monte San Giusto. Squalificato Mister Paci, fautore della promozione dall'eccellenza marchigiana, in panchina va il vice del Gato. Per i marchigiani confermato il 3-5-2 con De Lucia a guidare la difesa, Mariani a rifinire palloni importanti per il duo Sbarbati e Regolanti. Tutti a disposizione per Mister Giampaolo, che ripropone la stessa formazione di 7 giorni fa che ha messo in difficoltà il Cesena, affidando la regia a Bisegna con Deramo, Cerone e Pellecchi a rifinire per l'unica punta Dos Santos, Fischia e signore Molinaroli di Piacenza. All'ottavo si fa vedere l'Avezzano, ma la difesa rosso-blu chiude bene su Cerone. Un minuto più tardi è in Monte Giorgio ad avere l'occasione, ma il numero 11 Regolanti cicca la sfera su assist di Marchionni. L'Avezzano prende fiducia e si rivede al 12esimo. Interessante l'assist di Sergione, ma nessuno all'interno dell'area riesce a raccogliere. Continua a premere sull'acceleratore la squadra marsicana e al 18esimo va vicino al vantaggio con Dos Santos, che raccoglie un traversone di Pellecchi a cui risponde presente con un bellissimo intervento il numero 1 di casa Perfetti. Il Monte Giorgio non ci sta e al 23esimo si fa vedere con Mariani, ma il suo tiro dalla distanza si spegne di poco alla sinistra di Fanti. Alla mezz'ora esatta è la squadra di casa ad affacciarsi in avanti e lo fa con Del Moro, che sradica palla a Besana e serve Sbarbati, il suo tiro rimpallato dalla difesa. Ma è la squadra marsicana, da grande squadra qual è, si accende e Pellecchia con un gran sinistro trafigge l'incrocio colpevole Perfetti. Passano solo 2 minuti e Molinaroli di Piacenza segna il rigore per la squadra di casa per un fallo di Sergione su Marchionni. Dal dischetto Sbarbati sigla il gol del pareggio. L'Avezzano non ci sta e al 45esimo torna in vantaggio con il fantasista Cerone, abile a raccogliere in mezzo all'area di rigore l'assist di Bisegna dopo il break in mezzo al campo di Schirone. Subito forte l'inizio di ripresa per la squadra biancoverde, che prova a calare il tris, ma è bravo l'estremo di casa Perfetti ad alzare in angolo al terzo. Vicinissimo al pareggio la squadra di casa con Omiccioli, che dalla distanza carica il sinistro, che complice la deviazione di Fanti si stampa sulla traversa. Sul tapine è clamoroso l'errore di Regolanti, ma il giocatore di casa era in fuorigioco. Doppio cambio per la squadra casa con Mister Paci, che richiama in panchina Marchionni e Del Moro per Albanesi e tira a bassi. Doppia occasione per il rosso-blu al 13esimo. Prima è Regolanti, che dalla distanza colpisce il palo e sul tiro successivo è Fanti a evitare il pari della squadra di casa su Sbarbati. La pressione della squadra di casa viene premiata al minuto 22, quando il numero 9 Sbarbati sul filo del fuorigioco riesce a bucare le maglie della difesa marsicana e batte l'incolpevole Fanti. Alla mezz'ora Giampaolo ridisegna la squadra e butta nella mischia De Rocis, Bianciardi e Alessandro. Per Deramo, Cerone e Bisegna
consegna. Al 36esimo, incredibile l'occasione divorata da Sbarbati, che scatta ancora sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Fanti sbaglia incredibilmente, ma è il preludio al gol che arriva al minuto 39 con De Lucia, che raccoglie una palla vagante da calcio d'angolo e trafigge il numero 1 marsicano. Da qui in poi nessuna azione da registrare con la squadra di casa, che vince la sua storica prima partita in Serie D e si candida a non essere una comparsa in questo campionato, per quanto visto quest'oggi. Di contro, un Avezzano lontano dalla squadra che era lo scorso anno e che già dal turno infrasettimanale con il Castelfidardo ha bisogno di fare punti. Mister Del Gatto, un inizio che nessuno si poteva aspettare, questo pubblico fantastico, e sicuramente non ci starete a essere la matricola di questo campionato. Ma noi sappiamo che abbiamo tanto da correre ancora e da fare. Sicuramente oggi è emerso che non possiamo prescindere da una prestazione di cuore dando tutto in campo. Il primo tempo siamo partiti un po', un po' timorosi quando affrontavamo la squadra importante di questo campionato. E essendo nuovi, magari queste cose qui poi noi le abbiamo. Ma andando avanti nella partita, devo dire che i ragazzi sono stati bravi a spostare gli equilibri e a credere che la potevamo portare in porto a un certo punto della partita. Ma una sconfitta che effettivamente è meritata, perché il secondo tempo non abbiamo più giocato, abbiamo dato adito al Monte Giorgio di spingere, non abbiamo più giocato dopo che il primo tempo l'avevamo in pugno, la partita era gestita bene, solo che il secondo tempo non siamo entrati, secondo me è una questione mentale, perché la partita era sui binari giusti, solo che nel secondo tempo c'è stato un blackout totale da parte di tutti e poi il Monte Giorgio ha meritato la vittoria. Complice anche una bella prestazione che avete fatto contro il Cesena, e questo meno 3 in classifica da cancellare al più presto potrebbe pesare sulla testa dei calciatori? Ma per quanto riguarda il caldo, è un alibi che non esiste, perché il caldo c'era anche per la squadra avversaria. I 3 punti di penalizzazione possono pesare mentalmente, però col Cesena abbiamo fatto una buonissima prestazione, abbiamo raccolto poco, 0. Oggi primo tempo molto bene, secondo tempo non siamo entrati in campo perché forse pensavamo di vincere la partita facilmente, ma in questi campionati qui se non lotti, se non sei concentrato, se non hai attenzione, devi avere anche un po' di personalità. Questo il secondo tempo non si è visto e sicuramente dobbiamo lavorare lì. E allora, sconfitta meritata, non siamo scesi in campo nel secondo tempo. Andrea, parole molto forti di sì. Federico Giampaolo. Io prima ho riportato quello che ci ha riportato a sua volta il nostro Stefano Recanati, che ha fermato il presidente Paris al termine della gara del Villa San Filippo. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma ha detto che cosa? Lo vuoi riassumere tu? Eccolo qua. Il nostro Stefano che è sicuramente molto scontento per questa prestazione, una squadra senza attributi sostanzialmente, e chiaramente sono risultati questi e anche prestazioni che lo portano a riflettere circa un eventuale abbandono a fine anno dell'Avezzano, qualora non si concretizzasse quello che è l'obiettivo che lui aveva fissato, ovvero riportare entro il 2019 l'Avezzano tra i professionisti. Chiaramente vuoi la penalizzazione, vuoi le 2 sconfitte all'inizio, la squadra è ancora a meno 3, e chiaramente è una partenza a dir poco in salita, perché poi già essere 6 punti dietro il Cesena, hai perso lo scontro diretto alla prima giornata, se quello è l'avversario principale, il distacco è concreto ed è difficile da colmare nei confronti di una squadra che dovrebbe portare un grandissimo ritmo. Poi se ci si mette anche una prestazione così sottotono nel secondo tempo, ecco, l'Avezzano non meritava di perdere con il Cesena, però purtroppo per l'Avezzano la partita è stata persa. Oggi è arrivata una sconfitta contro una neopromossa che ha dei valori, perché Sbarbati ad esempio è un ottimo giocatore per la Serie D, però è una neopromossa e una squadra come l'Avezzano deve andare lì a vincere. Non l'ha fatto, ha giocato anche male nel secondo
secondo tempo, quindi il presidente è sicuramente giù di morale. Vediamo se l'Avezzano riuscirà, come lo scorso anno, poi a riprendersi e a giocare una parte centrale del girone d'andata che sia importante. Ma qui in realtà, più che la parte centrale, bisogna iniziare da subito a fare punti, altrimenti è una stagione buttata al vento. Io chiedo ad Andrea Masciangelo che cosa deve fare una società, come si comporta in questi casi un dirigente. Si aspetta perché si ha comunque fiducia in una squadra che si è costruito, oppure prevale la linea del meglio cambiare subito che aspettare magari di che le cose siano ancora più compromesse? Ma dipende, bisogna analizzare quotidianamente quello che vedono, quindi i dirigenti. Se sei al campo ti rendi conto se la squadra ha dei problemi oltre tecnici e quindi se conviene subito intervenire oppure no. Però io penso che non al caso si ricollega alla domanda che mi feci tu, può darsi anche che sia una situazione di preparazione dove l'Avezzano sto subendo adesso all'inizio, cioè parliamo della seconda giornata. Sì. Sento parlare spesso di questo Cesena quando invece primo in classifica c'è la San Giustese. Certo. E anche il Notaresco. Anche il Notaresco stesso, che gli faccio i complimenti, però siamo semplicemente alla seconda giornata e quindi secondo me non bisogna dopo due giornate o anche tre subito cambiare rotta su quello che si è programmato per mesi interi sul da farsi o non da farsi. Se si crede in quello che si sta facendo, sicuramente non è che sempre va tutto perfetto, quindi dei problemi l'avrà l'Avezzano, l'abbiamo noi, l'avranno tante altre squadre. Quotidianamente si cerca di lavorare e migliorarli. Facevo l'esempio di Roberto Del Pineto, che comunque fa una prestazione domenica quasi dice pessima e poi oggi è, quindi non è che con una settimana sono migliorate le cose. Secondo me si è capito quotidianamente con la professionalità dei dirigenti, lo staff tecnico e di tutte le persone che adoperano la società quali potevano essere i problemi e cercare di lavorarci. Certo. È semplicemente questo, quindi secondo me si fa troppa nel calcio di oggi, cioè parlavamo di Cristiano Ronaldo che non segna, dopo due sembrava che era un flop Cristiano Ronaldo, quindi nel calcio subito ci si fascia la testa, subito si corre a dire basta, lascio. Oggi parlavo al campo con un imprenditore importante e mi ha detto una cosa giusta: il calcio finisce, le società finiscono se un solo presidente tira fuori i soldi, prima o poi molla. Certo. E quindi può darsi anche perché sente le pressioni di tutto. Quello che invece stiamo cercando di fare, per esempio a Vasto, dove c'è il presidente Bolano, il presidente Scafetta, ma stiamo cercando di dargli sostegno con la professionalità, con tutta la città, con tante persone, perché non è semplice fare il presidente, ma oltre a livello economico, soprattutto a livello umano, cioè farsi carico di tutte le responsabilità e poi alla fine sei legato a un passaggio, a un giocatore che, per esempio, prendi un giocatore perché ci credi, poi si lascia con la ragazza, va in depressione e la colpa è del presidente. Certo, assolutamente. Assolutamente, dobbiamo accelerare, mi dicono dalla regia, hanno ragione, da vendere direi. Ci andiamo a vedere una delle capoliste, il Notaresco, che ha vinto anche oggi il servizio di Ania Cantagalli. Seconda vittoria consecutiva per il Notaresco, che dopo Castelfidardo ha la meglio anche della più quotata recanatese, mai in realtà in partita nel 2-1 finale per il rossoblù. La squadra di Cudini preme subito sull'acceleratore, mettendo alle corde una recanatese che per tutta la gara avrà un ritmo molto compassato. I rossoblù fanno invece della gioventù e della rapidità di manovra le armi più letali, con Candellori che di un soffio, dopo due minuti, non trova il vantaggio. I padroni di casa però pungono dopo tre minuti, quando l'immarcabile Liguori è bravo a far partire un mancino che beffa sul primo palo Sprecacè. Il Notaresco non si ferma qui, all'ottavo è ancora Liguori a propiziare l'iniziativa di Moretti, che però non trova nessuna centroarea. Un minuto più tardi è ancora il 18enne esterno a rendersi pericoloso, con Moretti che però non inquadra la porta. La Recanatese fa estrema fatica a costruire qualcosa di interessante e così è ancora Notaresco e ancora Liguori, ma al 19esimo sono Traversa e Sfortuna a negare il raddoppio a rossoblù. L'unica vera occasione per la formazione di Alessandrini sarà quella del 21esimo, quando Mataloni fa partire un cross che Pera è bravo ad agganciare, ma non a mettere alle spalle di Monti.
Poi i marchigiani spariscono di nuovo dal campo ed il Notaresco torna a costruire palle gol. Moretti ha una doppia occasione, prima al 23esimo e poi al 39esimo, trovando però in entrambi i casi l'estremo difensore giallorosso pronto a neutralizzare. Dopo la mezz'ora i ritmi calano, ma il Notaresco, prima di rientrare negli spogliatoi, trova il meritato doppio vantaggio, grazie ad un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano in area di Borrelli sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dal dischetto Santiago Minella è glaciale nel trasformare per i rossoblù. Alessandrini opera subito un triplo cambio all'inizio ripresa, mandando in campo Palmieri, Gabbacorta e Niccolò Monti al posto di Sivilla, Dodi e Mataloni. Lo stesso Palmieri dopo 5 minuti prova a far male al Monti, ma il tentativo finisce sull'esterno della rete. Il Notaresco torna a farsi vedere dopo 2 minuti, quando Liguori pesca in aria a Bontacchi, ma il colpo di testa è troppo debole centrale, favorendo di fatto Sprecacè. Le incursioni sporadiche della Recanatese portano Palmieri dagli sviluppi di un angolo ad avere una doppia occasione al 20esimo, ma Monte risponde presente sul doppio tentativo dell'attaccante. Con i padroni di casa in 10 per l'infortunio di La Barba, Borrelli prova il gol direttamente da calcio d'angolo, ma Monti si fa trovare ancora una volta pronto. Lunardini abbandona il campo anzitempo a 6 minuti dal termine, quando rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in 10 uomini. Il Notaresco pare in controllo del match, ma Pera praticamente allo scadere trova un gol che dà solo l'illusione di poter riaprire la contesa, perché il forcing degli ospiti nel finale è molto blando. Per la Recanatese dunque un inizio di campionato da dimenticare dopo il pari contro la Jesina. Il Notaresco, dal canto proprio, si gode invece il meritato secondo successo consecutivo e la classifica a punteggio pieno. Mister, una squadra giovane, però la rapidità, la freschezza permettono anche di battere una formazione ben più quotata. Una squadra giovane però può pensare anche che la partita sia chiusa e vederla poi riaperta incredibilmente dopo averla dominata. Sì, forse questo è lo scotto che bisogna pagare e sicuramente evitare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo avuto i ritmi alti, dove abbiamo avuto diverse occasioni. Potevamo sicuramente arrotondarlo molto di più, però poi anche nel secondo tempo abbiamo gestito discretamente, abbiamo perso un po' di possesso palla in fase di centrocampo, però devo dire che i ragazzi hanno difeso molto bene, poi è normale di fronte ai dei giocatori importanti, quindi hanno delle qualità fuori alla nostra portata, tra virgolette, quindi ci può stare qualche rischio, però alla fine ce la siamo complicata un po', però devo fare i complimenti per i ragazzi perché stanno dando tutto quello che hanno. Una vittoria a Castelfidardo, una vittoria quest'oggi contro la Recanatese, in questo momento i successi sono importanti per acquisire fiducia e consapevolezza dei propri mezzi, oltre che punti? Beh, sicuramente i punti sì, perché poi sono quelli che contano, però come ho detto domenica scorsa era importante per avere fiducia per l'inizio del campionato, questo ho detto ai ragazzi oggi che era una conferma per riprendere ancora fiducia a maggiore e soprattutto perché incontravamo una squadra forte e metterci all'altezza a vedere se possiamo essere capaci di dar fastidio a chiunque. Se questa è l'applicazione dei ragazzi, se questa è la concentrazione e la voglia che mettono, sicuramente possiamo torcere delle soddisfazioni, però il campionato è ancora lungo, adesso mercoledì ci aspetta una partita difficile a Agnone, su un campo difficile, quindi recuperiamo tutti, speriamo di recuperare tutti, qualche acciaccato e questo sicuramente non ci fa ben sperare, però diciamo che la rosa è abbastanza ampia e ci sarà spazio un po' per tutti. E complimenti a Mirko Cudini e al suo Notaresco, davvero un inizio scoppiettante, molto molto bene, due vittorie in due partite e non erano partite semplici, quella con il Castelfidardo in trasferta e oggi contro niente meno che la Recanatese, che insomma ha uno davanti che si chiama Manuel Pera. Però il Notaresco sta davvero, l'ha imbroccato bene questo campionato e noi facciamo in bocca al lupo che possa continuare ancora a rimanere nelle parti alte della classifica. Chi cade, Andrea, in una domenica non da ricordare per le abruzzesi è il Francavilla, sì. Sul campo del Campobasso. Ce l'andiamo a vedere e sì, poi lo commentiamo. Fine da 3-2. Il Campobasso batte 3-2 un Francavilla molto ostico, capitalizzando al massimo tre calci da fermo. Mandragora, rispetto alla prima di campionato a Monte San Giusto, rivoluziona l'organico, cambia mezza difesa e gioca con un 4-3-2-1. Tanto ancora da migliorare sotto il profilo del gioco e degli equilibri di squadra, ma con l'assistenza delle vittorie probabilmente migliorare le imperfezioni diventa più semplice. Si gioca di fronte a poco meno di 1000 spettatori, una manciata da Francavilla. Partita diretta da Angiolari di Ostia,
giornata caldissima, colpo d'occhio di Selvapiana spettacolare, colorato di rosso-blu, un quadro che sinceramente rincuora. Prima sortita locale di Lupi Passano al quarto, è Giacobbe che indovina, il destro vincente su cui nulla può spataro. Selvapiana esplode di gioia, inizio migliore non poteva avere la squadra di Mandragora che sciupa il raddoppio solo due minuti più tardi. Al sesto spettacolare la palla messa in mezzo da Giacobbe su cui Sec non va troppo deciso, altrimenti sarebbe stato un facile raddoppio. Al decimo ancora Sec indemoniato, intercetta un passaggio scellerato di un difensore ospite, si fionda sul portiere avversario che rimedia facendosi anche male. Gioco fermo ma non viene fischiato un fallo al Francavilla. Nella prima vera occasione ospite il gol del pari, tra l'altro da fermo al 17esimo, e Palumbo che prende la mira e sorprende Sposito sul suo palo. Abruzzesi sul pari e che sembrano prendere coraggio dalla rete. Al 19esimo azione veloce condotta da Mele che allarga per la corrente Banegas che va di poco alto sopra la traversa. Il pareggio tuttavia non dura troppo, bravi i rossoblu a sfruttare le palle da fermo. Al 26esimo angolo di Dadalt con forza, si inserisce di testa Sec che fa 2-1. Partita godibile, senza soluzioni di continuità, ci prova per gli ospiti al 29esimo Banegas, Sposito alza sopra la traversa, il campo basso si fa intercettare un passaggio. Al 37esimo riparte veloce il Francavilla con un contropiede in superiorità numerica concluso dal tiro di Mele di un soffio fuori con tuffo di Sposito. Il Francavilla chiude in crescendo leggermente confusionaria la manovra del campo basso, un solo minuto di recupero, nessun cambio per i tecnici Mandragora e Rachini alla ripresa dei giochi. Al secondo pericolo ospite con allocca troppo morbido su Banegas che trova l'opposizione di Sposito. Al 14esimo contropiede di Dadalta, al momento del cross deviazione forse scomposta e con un braccio di Bosco è tutto regolare per il direttore di gara. Battuto l'angolo, gran torsione di Improta che non inquadra la porta ma il pubblico dimostra di apprezzare. Al 17esimo buona azione condotta da Improta che si libera bene al tiro ma trova la parata di Spataro. Improta sicuramente fra i più positivi della ripresa. Al 22esimo trova la classica ciliegina sulla torta, punizione di Danucci, torre di Antonelli e gol agevole di Improta per il 3-1 che fa impazzire la Nord Scorrano e mette una seria ipoteca sul primo successo stagionale. La gara però non finisce mai. Al 25esimo il gol di mezza rovesciata di Bosco del Francavilla ex di turno dopo un pallone allontanato dall'area rossoblu da Diop, tutto in bilico ad una ventina di minuti dalla fine. Mandragora poi estromette anche Sec per inserire Minchillo ad una manciata di minuti dal termine. Francavilla che rimane in 10 al 42esimo quando Cruz ha una reazione scomposta in area su Dorsi. Rossoblu in vantaggio di un uomo nei minuti finali, finisce con la prima vittoria stagionale del Campobasso che annulla la penalizzazione e colloca i rossoblu ad un punto in classifica. Giusta la festa fra squadre e tifosi mercoledì, prima infrasettimanale dell'anno sul campo del Sant'Arcangelo di Romagna. Ecco, abbiamo visto le immagini della sconfitta del Francavilla, al di là del rosso a Cruz. Roberta, tu che l'hai vista la settimana scorsa, il Francavilla, c'è questa situazione che si ripete tra la prima e la seconda giornata? Chi era in calo nella prima è riuscito a rifarsi nella seconda e viceversa? Chi ha fatto una buona prima partita poi nella seconda ha pagato dazio? Anche le condizioni di preparazione climatiche non sono indifferenti, vero? No, assolutamente, oggi faceva caldissimo e se lo dico io che sento sempre freddo vuol dire Era una cosa clamorosa. Effettivamente hanno sicuramente influito, però come si dice influiscono per tutti, no? Per entrambe le squadre in campo. Ho visto che hanno avuto un po' di difficoltà sui calci piazzati oggi i giocatori del Francavilla, magari su questo Rachini potrebbe lavorare, anche se io fossi nel mister mi arrabbierei tantissimo con Cruz per quel fallo di reazione assurdo. Sì, che lo toglie da una se non due partite, poi vedremo. Però, insomma. Però detto questo, insomma, la squadra mi sembra, cioè, è anche una situazione secondo me mentale, non solo perché magari dopo la prima vittoria col Pineto c'è stato un attimo di rilassamento dal punto di vista mentale, forse. Anche se poi la partita loro sono riusciti a tenerla comunque viva e hanno preso dei gol praticamente tutti su calcio piazzato quasi, sì. Quindi secondo me da registrare qualcosina da rivedere su questo
Cioè. Oh, prima qualcuno da casa, giustamente riprendendo le parole di Andrea Masciangelo, ha parlato di situazioni sentimentali dei giocatori della Vastese. A proposito di situazioni sentimentali, allora Roberta, ti posso invitare a cena? Caro Andrea, la nostra Roberta è impegnata. È cambiata pure la mia di situazione sentimentale. Impegnatissima, assolutamente. È cambiata la situazione sentimentale. Andrea, torno un secondo da te, poi vedremo anche, ascolteremo le voci da Teramo, siamo quasi in chiusura, perché non ti ho chiesto un giudizio sul Notaresco, una squadra che settimana scorsa abbiamo detto, beh, è una squadra che ha già una ossatura che però è stata rifondata bene. Il pareggio del Castelfidardo oggi a Giulianova dà ulteriore forza alla vittoria del Notaresco. Io immaginavo che il Castelfidardo comunque avesse grandi difficoltà, invece oggi ha sfiorato la vittoria a Giulianova. Questo vuol dire che il Notaresco davvero ha fatto una bella impresa domenica scorsa. Oggi l'ha bissata contro una squadra ambiziosa che ha alcuni tra i migliori giocatori della categoria per su tutti, e quindi vuol dire che il Notaresco è già squadra. Confermiamo le impressioni già della scorsa settimana, confermo le tue parole. Sicuramente c'è grande entusiasmo che è stato creato dal fatto di aver portato la squadra a Notaresco, perché Notaresco è una piazza di calcio, si sentiva la mancanza di calcio, c'è grande tifo, c'è grande passione, c'è grande trasporto, e quindi evidentemente immergersi, passare da una realtà che non aveva tifo e che non aveva neanche un campo dove giocare regolarmente la domenica, a una realtà nella quale c'è il tifo e c'è un impianto che è quello per tutto l'anno, contribuisce a creare ulteriori stimoli ed entusiasmo a chi c'era già. E poi ci sono altri elementi che sono arrivati, come ad esempio Minella, che sono giocatori che possono fare la differenza in questa categoria. Quindi molto bene il Notaresco, chiaramente non ci possiamo abituare a vedere questa squadra prima in classifica, quindi i tifosi fanno bene a fotografare questa classifica, perché comunque è un momento importante, anche se sono trascorsi 180 minuti. Però il campionato del Notaresco deve essere un campionato dedito all'obiettivo della salvezza, per poi togliersi delle soddisfazioni. L'entusiasmo c'è e quindi in questo momento non va frenato, va cavalcato in attesa di momenti magari un po' più di frenata. Assolutamente sì, complimenti di nuovo al Notaresco di Mirko Cudini. Tra poco vi faremo vedere anche gli highlights di Teramo San Benettese, le parole di Campitelli e di Zichella. Vediamo il prossimo turno di serie di Girone F, mercoledì, c'è il turno infrasettimanale, non dimenticate, importantissimo, molto bello. Va bene, facciamo così, prima di vedere il prossimo turno, ci ascoltiamo le parole di Campitelli e Zichella dopo Teramo San Benedettese. Potevamo sicuramente segnare, o con un pizzico di fortuna, o con un rimballo, qualsiasi cosa. Gli attaccanti si sono impegnati fino alla fine, quindi non è che una squadra è fatta da difensori, c'è un campista attaccato. Una squadra però è quella del Teramo che ha giocato un po' troppo affiammata, intermittenza, concorda con questo? No. Io concordo che il Teramo ha fatto una gran partita contro, credo, una squadra che ne parleremo alla fine, perché credo che la San Benedettese sia una squadra innanzitutto strutturata. Se noi andavamo a vedere i loro calciatori dietro, erano persone alte quasi 2 metri, quindi non è facile poi, e non si sono neppure troppo scoperti. Sicuramente un pizzico di fortuna, un lampo di una punta ci poteva dare qualcosa sicuramente, ma se poi andiamo a vedere le punte che avevano la San Benedettese il primo tempo, Stango e altri, se dobbiamo poi paragonarci prezzo e qualità, dobbiamo dire che i nostri hanno fatto anche meglio di loro, quindi io sono contento molto per la prestazione. Un punto dopo due partite è poco? È assai. Un punto dopo, è molto, perché
Abbiamo giocato, credo, con le due squadre più, più importanti di questo campionato. Ecco, la sorpresa la scelta di Fiordaliso per Ventola? No, noi abbiamo 25 titolari e l'allenatore sceglie a seconda l'esigenza di quello che ha bisogno. Oggi su quella fascia c'era Stanco, che è alto quasi 1,90, e sicuramente Ventola avrebbe sofferto molto di più. C'è Fiordaliso che ha fatto vedere il suo valore, un 99, bravissimo. Quindi. Hai parlato di fortuna, forse il termine ha avuto un po' su quell'azione da rigore su Bove? Io, come ho detto a loro, se poi ci inventiamo pure i rigori. No, il secondo, no? Cioè. Io penso che il primo tempo forse dovevano espellere un giocatore che ha fatto solo ostruzionismo e ha dato qualche calcetto in più. Un giocatore che, ripeto, forte, però siccome oggi non pensava a giocare, forse a fare quei falli inutili, credo che. La partita, lo 0-0 ci sta, la San Benettese sicuramente l'ha meritato, ma ai punti il Teramo era la squadra che oggi doveva vincere. Sì, dai, un punto, adesso non so loro se sono venuti qua con quali obiettivi. Noi volevamo ripetere la prestazione fatta molto bene a Bolzano, dove avevamo raccolto niente, forse, poi ogni allenatore tira col suo mulino, forse ingiustamente un pareggio era più giusto lì, però oggi penso che il pareggio sia giusto, insomma tutte e due le squadre l'hanno giocato a viso aperto, sono convinto che il pubblico sia anche divertito. Quando rispondo così sembro presuntuoso, ma non lo voglio essere, lo premetto prima, guardo molto in settimana la squadra che alleno. Conoscevo loro che potevano fare un certo tipo di modulo, che avevano giocato con un modulo diverso domenica scorsa, però più di tanto un valore alla squadra avversaria non gliel'avevo dato, perché penso di allenare io un gruppo di ragazzi intelligenti che mi seguono e sono contento. Mister, ci aggiorni di proietti, come sta? Sinceramente non sono passato in infermeria, però ho visto che si toccava il flessore dal 15° il primo tempo in poi, e poi al 21° il toccarsi al flessore aumentava sempre di più, e così senza neanche chiedere ho deciso di toglierlo. Un giudizio sul debutto di Fiordaliso, qual è? Come un debutto di uno del 99, alterna cose buonissime, perché lui secondo me è un calciatore di buona prospettiva in futuro, e poi ogni tanto, proprio perché è un 99, fa delle ingenuità, però ci stanno. Queste le voci allo spogliatoio del presidente Campitelli, soddisfatto del pareggio, anche Zichella probabilmente un po' recrimina. Andrea, che ti è sembrato? Ma mi è sembrato che intanto il pareggio è giusto nel suo complesso. Penso che la San Benettese lo scorso anno aveva un rendimento interno scadente, ma si rifaceva fuori casa, e poteva esserci questo rischio anche quest'anno. Lo scorso anno la Samba aveva vinto a Teramo 2-0, invece Teramo ha giocato una partita nel complesso solida, ha avuto anche delle occasioni per vincerla, soprattutto all'inizio, e poi con quella mischia alla fine innescata dal cross basso di Mastrilli. Anche la San Benettese ha avuto qualche spunto, ma nel complesso è stata una partita equilibrata, una partita nella quale lo 0-0 rispecchia quello che si è visto nel complesso, quindi è un punto che serve al Teramo per iniziare a muovere la classifica. Ha ragione il presidente quando dice che le squadre affrontate dal Teramo sono una il Sudtirol, che è una compagine quotata, l'altra la San Benettese, è costruita per fare un campionato di altissima classifica, quindi un punto può andare bene. Teniamo conto che la San Benettese in due partite ha fatto 0 gol come il Teramo, ma l'attacco della San Benettese ha individualità ben più di spicco rispetto a quelle del Teramo, però è chiaro che l'attacco del Teramo deve dare delle risposte, dovrà darle nelle prossime giornate, per capire se, al contrario degli altri anni, questo sistema offensivo e questi giocatori sapranno garantire maggior continuità dalla cintura in su, oppure se si vivrà di stenti come è accaduto 3 anni fa, 2 anni fa e anche lo scorso anno, come Andrea Masciangelo sa bene in studio. Assolutamente. Andrea, ti chiedo, problema al flessore per Proietti, Amadio è andato via in settimana e adesso a centrocampo c'è Ranieri, De Grazia, quasi obbligato dall'assoluta abbondanza.
Sì, abbondanza, però c'è appunto Ranieri, c'è Persia, quindi non è il ruolo di regista il problema, nel senso che lì le alternative ci sono. Ecco, probabilmente in questo momento per qualche settimana il Teramo perderà l'alternativa migliore, anche se Zichella non sembra propenso a impiegarlo in quella zona del campo, ma più come mezzala. Però Proietti si è fatto male, l'auspicio per il Teramo che non abbia nuovamente il calvario che ha avuto lo scorso anno, quando a Pescara si è fatto male a inizio girone d'andata, a inizio girone di ritorno e poi per la restante parte del girone non si è più visto. Questo è il rigore che non c'era, reclamato dalla San Benedettese, l'abbiamo anche visto a replay, assolutamente non c'era. Scorrono le immagini della partita, terminata dunque senza reti, Teramo che torna in campo anch'esso mercoledì contro Limolese. Vediamo adesso il prossimo turno di Serie D, anche qui c'era stata una protesta proprio della formazione di Maggi. Ecco il turno: Avezzano Castelfidardo, Forlì Pineto, Francavilla Montegiorgio, Jesina Savignanese, Materica Cesena, Agnonese Notaresco, Recanatese Isernia, San Maurese Giulianova, San Giustese Vastese, Sant'Arcangelo Campobasso. Sarà la terza giornata di campionato. Noi siamo davvero in chiusura, grazie ad Andrea Masciangelo, grazie Andrea per essere stato con noi. È stato un piacere rivederti, i complimenti, ti auguro anche a te una grande carriera, perché sei veramente passionale, ti seguo sempre da tempo, sei un ragazzo che merita questo, come nel calcio alcuni giocatori poi non riescono a trovare la strada, quindi complimenti, perché metti passione in quello che fai. E non è facile trovare persone così. Ti ringrazio, corri il rischio di farmi commuovere. No, grazie. La cena la pago io sempre. questo sì, grazie davvero Andrea Masciangelo, in bocca al lupo alla Vastese. Crepi. Per un campionato che speriamo sia di grandissimo livello. Grazie Roberta Di Sante. Ovviamente che sarà con noi nelle prossime puntate dell'Abruzzo del Pallone. Oh yes. Assolutamente, poi per qualche giorno adesso vai in vacanza, ma non ti salti una partita. Non mi salto una partita, forse mercoledì vi lascio un attimo per il turno infrasettimanale. E poi, no, poi ritorni, e poi ritorni. Grazie ad Andrea Costantini, grazie Andrea. Ciao, lavoro ciao a tutti. Superlativo ciao a tutti. Di tutta la squadra di TV6. Io qui ringrazio Maurizio da qui in regia, Marino Simone alle camere, ma veramente tutti, Stefano Recanati, Gaetano Tereo, Claudio Di Giacomo, Agnia Cantagalli, davvero siete tanti, e tanti anche quelli che ci seguono, tanti che hanno lavorato al prodotto anche oggi, che speriamo sia stato di vostro gradimento e che torna mercoledì, perché c'è il turno infrasettimanale di campionato, l'Abruzzo del Pallone, tutto dedicato al campionato di Serie D e non solo. A mercoledì.